Buongiorno, ben ritornati all'Aria che tira, Never Ending Story, la storia infinita, anzi le storie infinite. Ma partiamo prima da quest'uomo, è George Bush Senior, diventò presidente degli Stati Uniti anche grazie ad una frase oramai celeberrima. Read my lips, no new taxes. Leggete le mie labbra, niente nuove tasse. Ebbene, Berlusconi capì che la frase funzionava e pochi anni dopo si inventò il suo meno tasse per tutti e anche lui vinse le elezioni. È per questo che la storia si ripete. In vista delle prossime elezioni, Matteo Salvini ritira fuori la flat tax, la tassa piatta, la più sexy delle promesse elettorali. Sentiamolo un momento. Il MEF ha smentito qualsiasi simulazione, quindi ha l'attendibilità di Topolino, i numeri di cui ho letto sui giornali, con una cifra inferiore ai 15 miliardi, quindi poco più rispetto a quello che si investe per il reddito, si dà un aiuto fondamentale alle imprese e alle famiglie. Io mi rifaccio a quello che c'è nel contratto di governo che io ho firmato e Luigi Di Maio ha firmato. La riduzione delle tasse a famiglie e imprese al 15 e al 20% è scritta nero su bianco. Però c'è un piccolo particolare, perché sia Berlusconi che Bush persero le elezioni successive, anche perché non riuscirono mai a mantenere quella promessa. Ed è forse per evitare questa seconda parte della storia che Di Maio invita oggi alla prudenza. Sentiamolo un momento. Io dico soltanto che troveremo sicuramente una soluzione per portare a casa anche la flat tax. Chiedo soltanto di stare sempre nella verità, nel senso che le stime, quanto costa, diciamoci tutto quello che dobbiamo dirci e poi, come abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, come ministro del lavoro ho fatto quota 100, faremo anche l'abbassamento delle tasse. Ma intanto in questo momento, sulle prossime elezioni, che sono quelle in Basilicata e domenica, che sono quelle europee che arrivano a fine maggio, sta ripiombando il tema dell'immigrazione. In questo momento, in questi istanti, mentre noi siamo qui, in mezzo al mare c'è una nave che ha salvato 49 persone, è ferma a largo di Lampedusa. E ci risiamo anche qui, Never Ending Story, perché in Italia si vota sempre e dall'Africa si parte sempre. Un cortocircuito che alla fine però pagano sempre gli ultimi, i bambini, le donne, gli uomini che sono su quella nave, i più deboli e i più disperati. Sigla. Siamo noi da pochi mesi, ci dobbiamo noi assumere la responsabilità di questa? Ce l'assumiamo. Se ci deve essere lo sblocca cantieri, devi sbloccare tutto, non qualcosa. Non esiste nessuna stima fatta sulle proposte di riforma fiscale che tra l'altro né io né il MEF ha mai ricevuto. La riduzione delle tasse a famiglie e imprese al 15 e al 20% è scritta nero su bianco e penso che sia quello che il Paese aspetta. Troveremo sicuramente una soluzione per portare a casa anche la flat tax. Chiedo soltanto di stare sempre nella verità. Anche sulla flat tax siamo alle bugie, alle parole dette al vento, perché un ministro dice una cosa e un altro membro del governo dice che non è possibile farla. Tra le priorità sicuramente c'è la tutela delle donne, perché siamo in un'emergenza sociale gravissima. Se tocchi una donna rischi oltre 12 anni di carcere. Tecoser, nome di battaglia di Orsetti, è caduto con il suo battaglione in un'imboscata nei pressi di Baguz. Me l'aveva detto, se non sentite nulla quando parto è anche una buona cosa, perché dice se avete notizie vuol dire una cosa brutta. Arrestate le macchine, ripeto, intimiamo l'alto, fermate i motori, arrestate le macchine, cambio. Non possiamo fermare, abbiamo fermare nessuna macchina, perché qui siamo in via, questo è il pericolo di vita, ci sono dei vetri di onda, non fermo proprio niente.
tutto questo, in questi minuti sta parlando alla Camera dei Deputati il Premier Giuseppe Conte, sta riferendo sul Consiglio europeo che si terrà giovedì, ha parlato del tema migranti, ha detto siamo tutti nell'emergenza, non bisogna strumentalizzare i singoli casi. Vogliamo sentirne un momento, un passaggio? Quel pilastro sociale adottato a novembre del 2017 al vertice informale di Göteborg e in chiave di impulso europeo alla crescita, al lavoro e alla sicurezza sociale, che auspico sia orientata alla discussione che il Consiglio europeo avrà sul mercato, rispetto al quale occorre promuovere la rimozione delle barriere ingiustificate, in particolare nel settore dei servizi, con sollecitazione per la Commissione a prospettare e realizzare una visione di lungo periodo per il futuro industriale dell'Europa. Maggiori investimenti nella ricerca e nell'innovazione, una più equa competizione al suo interno e a livello globale, con una politica commerciale che mi permetto di definire ambiziosa, e che protegga l'Unione Europea. Allora, portami l'agenzia, come vedete Conte sta... Rientriamo, dammi l'agenzia, tutto in diretta, non c'è problema. Allora, Conte sta finendo questo discorso che riguarda naturalmente gli accordi commerciali, la via della seta, ha detto non alimentare sbarchi è un rischio per le vite, non l'ho capita bene questa agenzia, è scritta in italiano incerto, ma adesso la capiremo meglio nel corso della puntata. Allora, in tutto questo mi dicono che si collegherà con noi al telefono a bordo della nave Mare Ionio il giornalista di Repubblica Giorgio Ruta, che è lì da quando c'è stato il salvataggio delle 49 persone. Giorgio, mi senti? Sì, buongiorno, vi sento. Buongiorno, allora volevamo buongiorno. Degli aggiornamenti su quello che stava accadendo. Dove siete esattamente? Siamo vicinissimi a Lampedusa, la vediamo, è a meno di un miglio. A bordo la situazione è calma e tranquilla dopo una nottata infernale con onde alte quasi 3 metri, con gente che soffriva. Adesso c'è in corso un'ispezione della Guardia di Finanza. C'è in corso un'ispezione della Guardia di Finanza? Sì. Cosa stanno verificando, scusa? Stanno controllando le immagini del soccorso, le conversazioni che ci sono state con l'MRCC durante e dopo il soccorso e anche le fasi successive. Infatti stanotte la finanza aveva dato l'ordine di non entrare nelle acque territoriali, ordine che non è stato rispettato dalla Mare Ionio perché le condizioni meteo erano davvero pericolose per l'equipaggio e per i 50 naufraghi che sono attualmente a bordo dell'imbarcazione del progetto Mediterraneo. Scusa, mi spiego come sono andate le cose. Voi avete salvato quelle persone, le avete prese a bordo, è arrivata la Guardia Costiera Libica e i volontari... Non ha interferito nelle operazioni, dopodiché la nave si è spostata a nord verso Lampedusa. Scusa, ma i libici vi hanno chiesto di consegnare le 49 persone o no? No. Quindi diciamo, i volontari del Mediterraneo Saving Humans non si sono rifiutati rispetto a una richiesta della Guardia Costiera Libica? No, niente di tutto ciò. E quindi cosa hanno fatto i libici? Vi guardavano salvare le persone e non si muovevano? I libici hanno guardato e hanno chiesto se serviva qualcosa, tutto qua. Se serviva qualcosa? Prima avevano dato una posizione e avevano detto che c'era lì un target, ma intervenivano loro. Quindi la nave di Mediterraneo si è spostata verso est e lì ha incrociato questo barcone in difficoltà ed è intervenuto e ha comunicato insomma il soccorso. Adesso l'obiettivo è un vostro, tu non c'entri nulla. L'obiettivo dei volontari di Mediterraneo è sbarcare a Lampedusa? Sì, l'obiettivo dei volontari è quello, ma anche forse l'unica cosa possibile perché il metodo è ancora ostico. E quindi spostarsi sarebbe davvero complicato. Ci sono 49 persone a bordo, giusto? 50. L'ultimo conto è di 50, 12 minori. Una persona è stata appena evacuata. Ci sono anche donne? No, soltanto uomini. Soltanto uomini, ok. Sì. Stamattina il ministro Salvini ha detto che non è un'operazione di salvataggio, ma è favoreggiamento. Come hanno reagito sulla nave? Non hanno reagito, diciamo, hanno ignorato... La frase di Salvini, probabilmente molti neanche la sanno perché c'erano
incombenze da affrontare, insomma, dalla finanza a bordo ai naufraghi da Allora Giorgio, se per te va bene, ci teniamo in contatto nel corso della puntata, casomai ci ricolleghiamo anche quando arriva la Guardia di Finanza, così ci aggiornate su quello che è accaduto. Spero di sì, spero di sì. Grazie, a più tardi, grazie. Arrivederci. Grazie. Allora, come avete ben capito, è una mattinata molto particolare, molto densa, la viviamo in studio con Roberto Giachetti, deputato del PD, e Augusto Minzolini, che come sapete è un giornalista che ha avuto una parentesi politica ma è tornato felicemente alla sua antica passione. È collegato con noi da Milano, dal Corriere della Sera, il direttore Luciano Fontana. Ben trovato Luciano, benvenuto. Ed è collegato con noi da Bruxelles via Skype, quindi con le difficoltà del caso, ma andrà tutto perfettamente bene, non ne ho dubbi. Fabio Massimo Castaldo, Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Parlamento Europeo. Allora Luciano, partirei da te. Che sensazione hai di questa ennesima mattinata? Io sono partita con Never Ending Story, perché mi pare che le due cose che stanno capitando in parallelo, diversissime tra loro, da una parte il rilancio del tema flat tax in vista di elezioni prossime venture che ci sono sempre, come ben sappiamo, in questo meraviglioso paese, e dall'altra parte invece il tema dei migranti che a ogni salvataggio barra sbarco riemerge nella sua durezza, perché Salvini su questa cosa è irremovibile, i porti restano chiusi, in qualche modo è sempre la stessa storia. Fontana. No, non lo sentiamo, non è più via Skype, ma non lo sentiamo. Per la Lega. Prego Luciano, scusa, riproviamo. Dico, mi sembra che si tratti dei due temi più forti e identitari per la Lega. Le tasse sono una questione molto seria, perché nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, la pressione fiscale è anche leggermente aumentata. Quindi Salvini ha bisogno, di fronte a provvedimenti finora fatti che hanno una natura spesso assistenziale, di dare un segnale al mondo delle imprese e al mondo del lavoro con l'abbassamento della pressione fiscale. Il problema però è sempre quello: dove troveranno i soldi per fare questa ulteriore misura dopo averne messi tanti in cantiere a debito per quota 100 e per il reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda la situazione in corso sui migranti, su quello Salvini ha una linea inossidabile, mi sembra che lo abbia ripetuto in tutti questi mesi, mi sembra anche che in questo momento ci sia poco da fare. Una nave italiana in un porto italiano, probabilmente l'unica cosa seria e razionale è far scendere queste persone salvate durante questo viaggio della disperazione, e poi verificare chi ha violato le regole, sia le regole internazionali sui salvataggi, sia quelle italiane sul rispetto degli obblighi di frontiera e di navigazione. Allora, voglio sentire su questo caletto il direttore del Corriere della Sera, subito Castaldo, perché ha fatto un ragionamento di puro buonsenso Luciano Fontana. Nave italiana, porto italiano vicino, si fanno scendere e poi si fanno tutte le verifiche del caso e si chiede conto all'Europa, naturalmente, poi della redistribuzione. Invece mi pare che la posizione di Salvini sia un filino più dura: non si sbarca, i porti sono chiusi, non è una nave che ha fatto salvataggio, è favoreggiamento ed è una nave dei centri sociali. Che ne pensa Castaldo? Penso che purtroppo chiedere conto all'Europa ex post è perfettamente inutile, perché andremo incontro al classico teatro dell'ipocrisia che abbiamo osservato nel corso di questi anni. Io sono profondamente addolorato dal vedere l'ennesima scena di questo tipo nel nostro paese, ma la verità è che nulla è cambiato nel corso di questi mesi. Noi da anni ci battiamo per un sistema di redistribuzione che sia obbligatorio, preventivo e permanente, che ovviamente divida l'obbligo e anche e soprattutto la responsabilità non solo dei migranti che sono anche dei rifugiati politici, ma anche dei migranti economici. Ma la realtà è che l'attuale presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, così come un ampio blocco di paesi, di questo non quindi vuole assolutamente neanche sentire parlare. Lei mi sta dicendo che per forza di cose, seppure col dolore nel cuore, quelle 49/50, secondo quello che ci ha detto Giorgio Ruta, persone che sono a bordo devono essere oggetto di un braccio di ferro
ferro e ostaggi di un braccio di ferro tra noi e l'Europa, una situazione nella quale noi abbiamo ragione, l'Europa ha torto, ma rimane pur sempre che queste 50 persone rimangono un ostaggio, o no? No, io dico molto chiaramente che non vorrei e non vorrei assolutamente vedere scene di questo tipo. Il vero problema è però che se nel momento stesso in cui queste persone scendono, mettono piede sul suolo italiano, automaticamente si applicano le attuali regole del regolamento di Dublino, il che vuol dire che il paese di primo approdo diventa totalmente responsabile di quelle persone e qualsiasi quindi altro lei non vorrebbe, ma non devono scendere quelle persone, devono restare a bordo. Io sono convinto che debbano scendere, però rendiamoci conto che ormai ci troviamo di fronte al paradosso di dover ogni volta magari rallentare le operazioni di sbarco, come è successo in passato, perché altrimenti il nostro paese diventa vittima di regole che a quanto pare la maggior parte degli altri paesi, gli stessi paesi che si riempiono la bocca della solidarietà, ad esempio quando si tratta della minaccia russa o della solidarietà delle politiche di coesione, non muovono un dito. Allora, ecco, dice... questo, volevo solo dire una cosa velocissima. Ci sarebbe una strada per uscirne fuori volendo. Se non si riesce a rivedere l'attuale regolamento così com'è in blocco a 28, se ci sono leader che veramente considerano di essere europeisti, ad esempio Emmanuel Macron, allora a questo punto potremmo fare una cooperazione rafforzata con la Commissione, che stanzia anche delle risorse ingenti per premiare coloro che vogliono. Castaldo dice: i leader europei che ci credete, siete europeisti e siete per bene, battete un colpo. Giachetti, fatto sta che questi 50 rimangono lì, perché Castaldo dice, cioè, lo dice in maniera molto diversa da Salvini, dice: ci soffro, ci sto male, però è l'unico modo che abbiamo per farci sentire in Europa. Tre cose rapide. La prima è che c'è stata un'occasione nella quale poteva essere modificato l'atto di Dublino. Il trattato di Dublino, e l'ha affrontato il Parlamento europeo esattamente per rivedere la distribuzione, e loro hanno votato contro. Quindi diciamo, questa è già la prima occasione. Sì, però adesso stai tranquillo, hai parlato, poi dopo mi dirai che sono falso. Adesso parlo io, ok? Bene. Okay. Quindi già c'è stata questa prima cosa. Noi siamo isolati in Europa perché la politica del governo è stata quella di allearsi con tutti coloro che erano contrari alla redistribuzione dei migranti. Quindi la situazione nella quale siamo è una situazione frutto delle scelte che hanno fatto loro. Due, non c'è nessuna emergenza. Torniamo da capo. Salvini ha bisogno di esaltare il suo bacino di voti, trasformando in emergenza una situazione che non è emergenziale. Stiamo parlando di 50 persone salvate nelle condizioni che abbiamo visto anche, io sottoscrivo le parole del dottor Fontana, che abbiamo visto in che condizioni, salvate, stanno in una nave italiana, in un porto italiano, intanto si salvano quelle persone, si fanno scendere a terra, e poi se ci sono da valutare, come è successo in tante altre occasioni, se la forzatura da parte del comandante è dovuta effettivamente alla situazione di emergenza, cioè no, ma io mi rifiuto adesso che noi per i prossimi 15 giorni, e questo è l'intento di Salvini, dovremo avere questa nave in mezzo al mare, come è già successo con la 18, perché a lui questa cosa gli serve per spostare l'attenzione da quello che evidentemente diciamo in questo che momento il Mediterranea e Luca Casarini fanno la campagna elettorale perfetta per Salvini in questo momento. Diciamo, io adesso non voglio fare valutazioni di questo tipo, dico semplicemente che Salvini è la terza nave con 50 persone a bordo. Non stiamo parlando di migliaia, l'invasione, l'emergenza. No, si sta costruendo un evento spesso. Semplicemente perché in questo momento per lui, a ridosso delle elezioni, c'è bisogno di riandare a rititillare quel tipo di elettorato. Questa è la situazione che abbiamo di fronte a noi. Allora, sento Minzolini e poi torno anche a Castaldo, perché sul trattato di Dublino ho capito che vuol dire la sua. Minzolini. Quello che è stato detto, cioè, in queste vicende qui ci dovrebbe essere molto pragmatismo. Noi sappiamo già fine quale sarà l'epilogo. Essendo questa una nave italiana, scenderanno. Però avremo questi 20 giorni, in questa ragione, dice Giachetti. Luca Casellino farà la sua cosa, andremo avanti così. Per una cosa, per un epilogo è già segnato, perché poi è difficile in una situazione di questo tipo trovare altre alternative. Allora qual è? Io credo che da questo punto di vista ci vorrebbe un po' di pragmatismo, no? Anche perché, cioè, è inutile, cioè, stiamo in una fase che non è d'emergenza, quindi ci può essere un'elasticità in questo momento che probabilmente in passato, per dare un segnale, non valeva la pena, diciamo, valeva pure la pena avere un atteggiamento diverso. Partendo da un presupposto, è inutile che adesso stiamo a parlare dell'Europa, siamo alla vigilia delle elezioni europee, cioè non sapremo quello che avverrà lì. Cioè, ora, cioè, immaginare che adesso che cominci a trattare una cosa di questo tipo, ora, è ridicolo, dovremmo aspettare 2 mesi. A me mi sembra una distanza tra i drammi
tra però, le vicende. Scusa, Augusto, l'aggiornamento però che ha fatto Castaldo dice ci sono dei leader che dicono noi siamo populisti, siamo sovranisti, facciamo schifo alla Macron. Quelli lì per bene si rimboccassero le maniche e dessero un segnale. Non è che non c'è un suono teologico. Ma io sono pienamente d'accordo da questo punto di vista. Ma non lo fai su questa vicenda qua. Perché altrimenti dovevi farlo già ieri e tutti c'è. Non è che ogni volta che arriva una nave noi riapriamo questo discorso, e questo è il punto. Cioè c'è una distanza tra la strumentalizzazione politica e i 9 disgraziati che sono lì dentro. Noi improvvisamente oggi ci ricordiamo questa vicenda. Avremo una settimana sui giornali questa vicenda, ci sarà una campagna elettorale su questa vicenda, ci saranno dei comizi su questa vicenda. Ma non è che è finita ieri, dopo la vicenda della 18 c'era ancora la questione, è stata posta nei termini decisi. Come dice, teorizziamo ora? No. Allora il punto qual è? Ok, c'è una presa d'atto di consapevolezza da parte di tutti, ma a quel punto devi fare delle azioni decise e devi creare delle alleanze in Europa, altrimenti diventa la solita epilogo italiano che stiamo lì, ne parliamo via dicendo, facciamo una trasmissione, ne faremo un'altra, faremo le dirette, ci e sarà non qualcuno. Cambia nulla. Ecco, ma ci sarà uno di Repubblica sulle... Allora, un attimo solo, perché voglio darvi un'informazione in più, cioè che il Viminale ha fatto una direttiva su questo tema per stoppare definitivamente le azioni illegali dell'ONG, leggo, chi soccorre migranti irregolari in acque non di responsabilità italiana senza che Robi abbia coordinato l'intervento ed entra poi in acque territoriali italiane lede il buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano, lo scrive il ministro dell'interno Matteo Salvini in una direttiva inviata in serata ai capi di polizia. Nel frattempo adesso appena convocato un tavolo permanente al Viminale costituito da esperti di forze di polizia per valutare la situazione, per dirvi come sta effettivamente montando la vicenda, prima di dare la parola a Castaldo e sentire anche il parere di Luciano voglio allargare un po' il tema e voglio diciamo buttarla un po' in politica, perché la sensazione che abbiamo sempre poi noi alla fine è che la vera abilità di Salvini sia dettare l'agenda, cioè lui decide di cosa si parla e questa è la chiave. Questa non l'ha dettata lui, non è l'ha dettata Casarini questa. Scusami. Vediamo la scheda. Ridurre le tasse alle famiglie e alle imprese e sbloccare cantieri bloccati da anni sono nel contratto di governo e sono una priorità per la Lega. Alla vigilia del voto in Senato per il caso Diciotti, Matteo Salvini torna protagonista, ma i temi in agenda li decide lui, sblocco dei cantieri, ma soprattutto la flat tax per le famiglie, la tassa piatta cavallo di battaglia della campagna elettorale della Lega e del centrodestra. Con una cifra inferiore ai 15 miliardi, quindi poco più rispetto a quello che si investe per il reddito, si dà un aiuto fondamentale alle imprese e alle famiglie. Le europee sono vicine, il 26 maggio, e alle elezioni in Basilicata manca meno di una settimana. E così, oltre al tema sicurezza, sempre presente nei suoi discorsi... Volere e potere, abbiamo ridotto gli sbarchi del 95%. Salvini fa uno scatto in avanti, l'ennesimo, su un tema di facile presa. Ecco quindi la flat tax. Io mi faccio quello che c'è nel contratto di governo che io ho firmato e Luigi Di Maio ha firmato. La riduzione delle tasse a famiglie e imprese al 15 e al 20% è scritta nero su bianco. Ma se il contratto unisce gli alleati, la sua applicazione rischia di dividerli. Di Maio prima ammonisce, no alle promesse irrealizzabili alla Berlusconi, poi corregge il tiro. Noi vogliamo abbassare le tasse in Italia, chiedo soltanto di stare sempre nella verità, nel senso che le stime, quanto costa, diciamoci tutto quello che dobbiamo dirci. Lo scontro sulla flat tax è appena iniziato e si aggiunge a quello già aperto sullo sblocca cantieri. Da una parte Di Maio che rivendica la paternità del decreto. Mercoledì arriva in Consiglio dei Ministri un decreto legge sblocca cantieri a firma Movimento 5 Stelle. Dall'altra Salvini che ha sì in testa tutti i cantieri bloccati, ma pensa in particolare a quelli del nord. Se ci deve essere lo sblocca cantieri, devi sbloccare tutto. C'è infine il memorandum sulla Cina, una partita ancora in corso che aiuterà a chiarire chi tra i due, tra Salvini e Di Maio, ha davvero il timone del governo. Zingaretti non sembra avere dubbi. La destra, il centrodestra, si sta salvinizzando, il governo si sta salvinizzando. Allora,
Luciano, che idea ti sei fatto? Insomma, esiste questo elemento forte, insomma, il fatto che poi mette sempre un po' in un angolo i 5 Stelle, al punto che oggi sul tuo giornale c'è un interessantissimo retroscena di Cremonesi che dice che Salvini comincia a dire i 5 Stelle vogliono farmi male. E torniamo anche al tema che apriremo a breve su lo sblocca cantieri, barra condono infilato dentro con l'accusa forte dei 5 Stelle. Quindi, insomma, diciamo che questo è la grande partita politica in atto? Ma che i 5 Stelle vogliano fargli male è anche, come dire, molto plausibile, visto quello che sta accadendo. In questo quasi anno di governo Salvini ha raddoppiato i voti, i 5 Stelle, se non li hanno dimezzati, sono vicini a questo secondo il nostro risultato. Sondaggio di ieri sera li sono fatti superare dal PD, che è la notizia, obiettivamente. Ceghetti. Esattamente, e quindi io poi i sondaggi vanno sempre presi come sondaggi, come previsione, andiamo al dunque, ma quello che è accaduto nelle elezioni regionali un po' lo conferma. Io penso che però Salvini, in questa, come dire, voglia di rilanciare, di fare sempre un più uno, dovrebbe a un certo punto mettere anche un po' di razionalità e ragionevolezza nella sua azione politica, cioè dovrebbe finire un po' questa campagna elettorale che va avanti da ormai dalle scorse elezioni e non ci siamo mai fermati. Ad esempio, la riduzione delle tasse, che io penso sia qualcosa di assolutamente giusto e andava fatta al posto di quota 100 e del reddito di cittadinanza. Come si fa a farla? Con quali soldi, visto che finora abbiamo fatto tutto a debito? Quindi si tolgono gli 80 euro di Renzi e li si trasformano in un'altra cosa? A quel punto stiamo facendo un'operazione di maquillage. Oppure, un po' le tre visto carte napoletane, diciamo. Esattamente. Visto che dobbiamo disinnescare quasi 25 miliardi di clausole di salvaguardia a fine anno, dove si trovano gli altri soldi? Cerchiamo veramente di cominciare a governare e non stare perennemente in campagna elettorale a rilanciare dei temi che non si capisce da come. Quindi mi pare, Luciano, che sia abbastanza d'accordo col commento di Di Maio, no? Promessa un po' berlusconiana. Ma io penso che Di Maio in questo punto abbia ragione, dopodiché i 5 Stelle di promesse di questo genere ne stanno accumulando un'infinità, quindi diciamo c'è un gioco a chi riesce a farne di più, insomma, a spararla un po' più grossa. Allora, Castaldo, dice Fontana, i soldi per la flat tax non ci sono, nel frattempo però dice pure dovevate farlo prima dell'abbassamento delle tasse, avete speso un sacco di soldi per quota 100, reddito di cittadinanza e non avete pensato invece alla vera chiave per far ripartire il paese. Io rispondo con molto piacere, però mi dovete permettere prima un minuto per replicare a quello che è stato detto sulla riforma di Dublino, perché è giusto raccontare ai cittadini la verità e purtroppo tanti esponenti del Partito Democratico su questa vicenda non lo fanno. Noi, per quanto riguarda la revisione del regolamento di Dublino, abbiamo votato no perché volevamo essere più ambiziosi della riforma che era stata presentata, perché attenzione, la posizione del Parlamento è passata. Quindi se fosse vero quello che lui ha detto, noi il problema l'avremmo già risolto, perché è stata largamente approvata. Il problema è che sapevamo benissimo che questa proposta del Parlamento si sarebbe incagliata al Consiglio che rappresenta gli Stati e quindi ci eravamo detti, chiediamo il massimo possibile, ovvero di includere anche i migranti però economici. Però Castaldo, sai che diceva mia nonna, che era molto saggia, attenzione, che il meglio attenzione. È il nemico del bene. No, attenzione, perché sapevamo che poi in sede negoziale al Consiglio avremmo dovuto concedere ovviamente su alcuni aspetti, quindi si chiedeva 200 per avere 100, se si chiede 50 forse non si ha neanche 25, questo è come se lui stesse dicendo che i suoi alleati laburisti in Gran Bretagna votano no all'accordo negoziato da Theresa May per gli stessi motivi per cui i Brexiters, Johnson e gli altri votano no. È una cosa che politicamente non ha assolutamente senso, quindi bisogna raccontare bene le cose, altrimenti poi purtroppo si diffondono ben altre notizie rispetto alla verità. Secondo punto fondamentale, io vorrei ricordare a chi oggi ci dice che in qualche modo noi siamo quelli che stanno seguendo l'agenda, che forse questa è una vulgata che fa molto comodo
a chi vuole recuperare una propria identità unitaria, come il Partito Democratico in questi ultimi giorni. Però, attenzione, voglio citare quattro provvedimenti qualificanti che appartenevano tutti e quattro al programma di governo del Movimento 5 Stelle. Il decreto dignità, il reddito di cittadinanza, quota 100 e lo spazza corrotti. Tranne quota 100 che era condiviso, gli altri tre sono esclusivamente del nostro programma di governo. Poi il direttore Fontana può legittimamente dire per noi non erano importanti, per noi non erano prioritari, però per il 32% degli italiani che ci hanno votato erano i temi da affrontare immediatamente nel primo anno di governo e noi l'abbiamo fatto. Forse, ripeto, fa molto più comodo parlare di qualche slogan di Salvini perché serve anche a ricompattare l'identità di chi gli si oppone piuttosto che raccontare. Ma mi sta dicendo che il PD fa campagna elettorale per Salvini? E forse gli fa comodo, come all'epoca demonizzare Berlusconi era un ottimo modo per mettere insieme. Caro Augusto, al di là, Castaldo ha spiegato che loro hanno portato a casa quattro provvedimenti su quattro, di cui solo uno condiviso con la Lega. Dopodiché ieri sera SVG sulla 7, gli italiani non se ne sono accorti. Ma io però voglio dire una cosa, non sono d'accordo. Perché, scusa, però? Questo lo scopriremo tra qualche mese. Non so, continuiamo con il mese, è come a Roma, diciamo, aspettiamo due anni e arriveremo alla fine. Ieri il Partito Democratico era 21-1 e il Movimento 5 Stelle a 21. No, io però voglio dire una cosa rispetto al discorso che hai fatto tu. Io non credo che sia Salvini a dettare l'agenda, ma sono i limiti di questo governo. Perché? Salvini c'ha il rischio che quel meno che ha contraddistinto la percentuale dei 5 Stelle ormai da mesi potrebbe, diciamo, trasferirsi anche sul suo. E c'è un problema. Perché io dico che non è stato lui a dettare l'agenda? Perché si scopre il problema delle opere pubbliche quando c'è la vicenda TAV, che si ferma e noi non sappiamo ancora se si fa o meno. Quindi c'è bisogno in una campagna elettorale rilanciare là. Come diceva giustamente Fontana, noi scopriamo da una parte che in quest'anno c'è stato un aumento della pressione fiscale. Ma è evidente che questa cosa è avvenuta perché se volevi fare un provvedimento di quel tipo, dovevi farlo all'inizio. Ora puoi farlo, però devi essere molto chiaro per le risorse che ci sono. Se tu fai salire l'IVA, forse avrai le risorse, le clausole, cioè nel senso le porti per abbassare le tasse. Potrai abbassare, ma questo è il punto, ed è un punto su cui stanno discutendo, perché il dramma è che noi stiamo adesso già tentando di risolvere una questione di problemi che ci sono venuti di fronte e che hanno avuto, cioè questa tipo di terapia che hanno messo in atto, non ha aiutato il paese ad uscire o a contrastare una fase economica difficile, ma addirittura sono state procicliche, cioè hanno portato in Italia prima la recessione quando ancora non è arrivata in altri paesi. Allora, scusa, devo parlare con Giachetti, però voglio farvi vedere una cosa, perché Conte stamattina era in Parlamento e parlava di Cina, di grandi temi internazionali, ma ieri si è recato con il ministro Toninelli a vedere l'Asti Cuneo, che è veramente un'opera molto speciale, perché c'è un'autostrada che finisce in mezzo a un campo coltivato, quelle cose meravigliose tutte italiane. Vi faccio vedere le immagini e poi dopo torniamo a parlarne. Gara 2004, interrotta nel 2012, ci siamo noi da pochi mesi. Dobbiamo noi assumere la responsabilità di questa? Ce l'assumiamo. Seconda tappa del tour Sblocca Cantieri per il Premier Conte e il Ministro Toninelli che ieri hanno visitato l'autostrada Asti Cuneo. La grande incompiuta, la Salerno-Reggio Calabria del Nord. Un moncone sospeso in mezzo ai campi tra Langhe e Monferrato, fermo dal 2012. Mi sembra che dal 2012 a oggi sono corsi un po' di anni di interruzione, giusto? Altro. Dopo il sopralluogo con il Presidente della Regione, Sergio Chiamparino, il vertice in prefettura a Cuneo con gli amministratori locali che dal 1 marzo presidiano il palazzo. Quindi non solo sblocchiamo i cantieri, ma ci tengo a dirlo, sblocchiamo i cantieri secondo anche un approccio ben diverso rispetto al passato. Nessun regalo ai concessionari, qui nessuna proroga ad libitum a piacere negli anni a venire. Per completare il tratto autostradale mancano solo 9 chilometri e il governo ieri sembra aver trovato la soluzione. Sì, siamo soddisfatti. La soluzione è risparmio di 213 milioni di euro rispetto al progetto del Rio, nessun anno di proroga e dovremmo partire per l'estate con il primo lotto. È positivo che il Presidente del Consiglio, oltre al Ministro Toninelli, siano venuti sul territorio e abbiano preso un impegno. Un impegno per un territorio che senza infrastrutture non ce la fa più.
L'export dell'area è di 7 miliardi l'anno. Ogni giorno oltre 5.000 tir attraversano le strade provinciali. Il danno economico della grande incompiuta è di 100 milioni di euro l'anno. E ora l'attenzione si sposta sul decreto sblocca cantieri che arriverà domani in Consiglio dei Ministri. Abbiamo ancora un tavolo tecnico per quanto riguarda lo sblocca cantieri, stiamo rivedendo le ultime norme, va mercoledì in Consiglio dei Ministri. Allora, la Asti Cuneo è davvero un capolavoro, perché è un'opera che è stata finanziata nel 98, bloccata nel 2012, erano 90 chilometri, sono stati fatti 81,5 ma 9,5 no, quindi c'è quel campo lì coltivato che andrebbe, come dire, superato da un tratto di autostrada. Non è accaduto, per farvi capire che paese di pazzi siamo. Nel frattempo tra sblocca cantieri è venuta fuori una lista di quello che Conte e Toninelli vogliono sbloccare. Salvini ha commentato così, vi leggo il messaggio di Salvini: il decreto che arriverà in Consiglio dei Ministri deve sbloccare davvero i cantieri, tutti i cantieri, e far ripartire l'edilizia pubblica e privata in tutta Italia, oppure non servirà. L'Italia non ha bisogno di aspirine, ma di una rivoluzione. Faccio un po' di campagna elettorale per Salvini. Quindi, secondo la logica del collega del Parlamento Europeo, bisogna votare contro, perché siccome siamo più ambiziosi, a questo punto votiamo contro in Consiglio dei Ministri. Questa è la teoria politica del governo. No, su questa vicenda, diciamo, sappiamo perfettamente che una buona parte dei cantieri che sono fermi perché li hanno fermati loro. Adesso il fatto che loro vadano a fare, come al solito, lo spettacolino per dire li sblocchiamo, la variante di Valico, la Gronda, potremmo continuare, la TAV è il caso, diciamo, è più eclatante. Il tema dello sblocco dei cantieri è un tema importante. Poi bisogna anche dire come si sbloccano, con quali fondi, perché si superano le cose che l'hanno bloccati fino a ieri. Questo ancora non ce l'hanno spiegato. Ci hanno detto, guarda caso, che però i lavori partiranno da settembre. Scavalliamo le europee, tanto poi abbiamo dato anche quest'altro annuncio, abbiamo fatto la bella fotografia, il video e via dicendo, e poi vediamo che succede. Il tema dello sblocca cantieri, io mi rifiuto adesso, come abbiamo fatto per il reddito cittadinanza, per quota 100, di parlare di una cosa che non esiste. Non abbiamo un testo, ma dentro quel testo, e Dio solo sa quanto in questo paese c'è bisogno di sburocratizzare, semplificare, ma stare anche molto attenti di non creare un cuneo attraverso il quale si ritorna a procedure che, ringraziando Dio, almeno in parte erano in passato. Quindi bisogna vedere di che cosa si tratta, e c'è questo è molto interessante. C'è quel testo che pare non arriverà domani nel decreto, parlava di sistemare finestre, le porte. Le chiedo scusa, questo film lo abbiamo visto dall'inizio del governo. Lei si ricorda che Manini, il reddito di cittadinanza aveva addirittura stampate le tessere e ancora non c'era il provvedimento. Si figuri che cosa sarà su questo qui. Vorrei solo dire una cosa sulla questione principale alla quale lei faceva riferimento prima. Anche qui il direttore Fontana, diciamo, ha dato un quadro molto chiaro, vorrei ampliarlo però. Noi siamo con una previsione di crescita che è chiaramente sballata rispetto alla manovra economica, e quindi non lo diciamo noi, lo dicono tutti, lo dice la Comunità Europea, lo dice il Fondo Monetario, sarà necessaria una manovra correttiva, perché non c'è crescita rispetto alle previsioni. Si sono fatti per scelta politica dei provvedimenti che non danno soldi per investimenti, che magari servivano per finanziare anche alcuni cantieri, e ci troviamo in una situazione pensavo fosse in studio quella mano che ci no, cacciava. No, in realtà c'è un'immagine che arriva dalla Sardegna, perché sono arrivati in Sardegna Flavio Briatore e Oscar Farinetti in visita ai pastori sardi. Cosa sono, perché sono lì, lo scopriremo solo vivendo, perché adesso devo andare in pubblicità, quindi ci vediamo alla pubblicità, poi torniamo e vi svelerò cosa fanno Briatore e Farinetti in Sardegna. Mi perdoni Giachetti, ma sono pubblicità per spaventato. Noi, come lei pensa. Ho messo la mano. Pubblicità. Complicata, piena di temi grandi, hanno fatto irruzione nel nostro studio, motivo per il quale Giachetti si è ammutolito, una coppia straordinaria, Flavio Briatore e Oscar Farinetti, che sono collegati con noi dai pascoli sardi, sono andati a incontrare insieme i pastori sardi, ora mi spiegheranno perché. Buongiorno, salve Briatore, salve Farinetti, ben trovati. Che bella coppia che siete! Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Siamo tutte e due della provincia di Cuneo.
Aspetta, aspetta. Siamo entrambi della provincia di Cuneo, capito? Se volete andare ad Asti avete un problema, ve lo dico, perché l'autostrada è interrotta. Ecco, ma noi siamo in Sardegna, quindi non abbiamo problemi. Esatto. Allora, perché siete lì in mezzo ai pascoli? Spiegatemelo un momento. Lo deve dire Flavio. Lo deve dire il comandante Flavio. Sì. Siamo in un'azienda agricola in Barbagia e il briatore ci spiega qual è il progetto che hanno qui. Ma sono anni che ormai siamo in rapporti con i pastori, siamo diventati amici strada facendo. Anni fa abbiamo pensato di creare un marchio che si chiama Bitti Barbagia. Grazie ai consulenti di Oscar, che è un piemontese che si chiama Sardo, vedete il segno del destino, abbiamo messo a punto due tipologie di formaggi, uno fresco e uno vintage, e questi formaggi sono commercializzati da It Italy, sono commercializzati da noi, cerchiamo di dare una mano a della gente che sta lavorando, della gente che se lo merita e che fa molta fatica, questa è un po' l'idea. Poi ho coinvolto l'amico Oscar Di Più, ma il formaggio vintage sarebbe il formaggio lui è molto stagionato? Sensibile. Sì, vintage sarebbe stagionato, ci sei arrivata, eh? Ci sono arrivata, sì. Sì, sì, vince stagionato e Oscar lo distribuisce nei suoi fantastici negozi in giro per il mondo e speriamo di fare di più, ma oggi vogliamo fare un discorso un po' più ampio con loro e Oscar è uno dei grandi conoscitori del mercato, per cui è un onore per me averlo qui e credo che anche per i pastori. Quindi scusi, briatore, se ho capito bene, come Oscar, la soluzione al tema del latte sardo che non l'ha trovata né Salvini e Centinaio, la state trovando lei e Sparinetti? No, non pensiamo di risolvere i problemi subito, però pensiamo di avere delle idee, poi ne parleremo anche con... Io ieri ho parlato col ministro Centinaio, gli ho detto che sarei venuto qui, e poi tutti assieme i problemi si risolvono con la volontà e con la voglia di risolverli, non con la voglia poi di amplificarli. Bisogna cercare di risolverli, oggi cerchiamo di capire bene quali sono le varie soluzioni e tra me e Oscar e i pastori credo che troveremo una quadra. Siamo il triangolo della morte, speriamo di non morire, speriamo di sopravvivere. Quindi se ho capito bene, non so se vi ricordate che una volta il briatore disse, criticò il turismo in Sardegna e disse in Sardegna sanno fare solo i pastori. A questo punto però penso che si è fatto perdonare perché i pastori saranno molto contenti di avervi lì, giusto briatore? No, ma solo qualche cretino ora non ha capito, perché essere un pastore è un privilegio, non è dispregiativo. E la Sardegna è un popolo di pastori, perché non so se ti ricordi, nelle vecchie famiglie i figli maschi avevano i terreni sui pascoli e le femmine avevano i terreni sul mare, perché allora non valevano niente. Poi si è capovolta la situazione, però era così. Quindi una volta tanto pastori, in Sardegna le femmine diventate loro ricche, i maschi poveri, però va bene. Questa è un'altra storia. Farinetti, dico una volta tanto, in Sardegna hanno fatto i soldi le femmine invece che i maschi. Farinetti, eccoci qua. Allora, Farinetti, sì. Avete anche un'altra cosa che vi unisce, l'ottimismo. Avete l'idea che i problemi si risolvono con ottimismo, tutte e due? Sì, i problemi si risolvono facendo, no? Allora, Flavio è riuscito a mettere insieme 14 pastori, e ciascuno di loro ha una media di 5, 600, 700 pecore. Hanno la fortuna di avere questi pascoli che, se le vedete alle nostre spalle, sono straordinari perché c'è un'erba straordinaria, festuca rondinacea, cipollotto selvatico sotto quelle piccole querce e i sugheri. E qui pascolano lo stato brado delle pecore. Si può realizzare con latte crudo un formaggio straordinario. Il tema qual è? Che loro ne trasformano molto poco, il grosso lo vendono come latte sfuso e come avete saputo di questi ultimi tempi il latte sfuso viene pagato pochi soldi e fanno fatica a vivere. Quindi se riusciamo a andare direttamente al pubblico con la trasformazione, loro hanno i loro caseifici, quindi anziché vendere latte sfuso, vendere il pecorino, il loro prodotto fatto, finito a latte crudo, siccome sono venuti i miei
le mie persone d'Italy l'hanno ritenuto un prodotto straordinario, adesso bisogna ragionare con loro come è possibile aumentare le quantità di vendita nel mondo di questo formaggio, e se noi possiamo dargli una mano lo facciamo molto volentieri, non siamo venuti qua a salvare la Sardegna deve essere salvata dai sardi. Allora, devo dirvi che mentre parlate, piccolo, visto che abbiamo Castaldo, 5 Stelle, vicepresidente del Parlamento Europeo, fa così con la testa per dire un'ottima idea, quindi insomma state avendo in diretta il placet di Castaldo. Voglio farvi una domanda però, scusatemi, esco un attimo dal tema tra l'altro interessantissimo e bello del latte, del formaggio e dei pastori sardi, ma dato che siete due persone diversissime, con idee anche politiche diversissime, Briatore e Farinetti, da stamattina noi siamo immersi in un altro mondo, molto meno bello del vostro lì, molto meno assolato, e questo è il mondo in cui abbiamo un tema grande con l'immigrazione, abbiamo l'ennesima nave bloccata davanti a Lampedusa, e sul tema migranti, come la pensate Farinetti e Briatore? Beh, io l'ho sempre detto, io penso che nessuno di noi ha deciso dove nascere, quando nascere, in che famiglia nascere, nessuno di noi decide il nostro sesso, l'orientamento sessuale, e non si può impedire alla gente, alle persone di muoversi nel mondo. È chiaro che bisogna osservare alcune regole. Ma queste regole, il popolo, chi ha avuto la fortuna di nascere nel nord del mondo, quindi i paesi ricchi, ha il dovere di risolverle, ha il dovere di risolvere mettendo anche i quattrini necessari per risolverli, ma impedire ai popoli di muoversi, a chi ha avuto magari la sfortuna di vivere in un paese interessato da guerre, dove si fa fatica a mangiare, dove ci sono dei problemi enormi e vuole emigrare per andare in un luogo migliore, secondo me non è giusto impedirglielo. Flavio, e noi, secondo me, abbiamo tutta la ricchezza per organizzarci. Ma io sono d'accordo sulla logistica, no? Perché io potevo nascere in Zimbabwe. Invece sono nato a Cuneo, che non è proprio così, ma allora era vicino. No, adesso scherziamo, ma la logistica è fondamentale dove nasce. Io credo che ci devono essere delle regole, perché le regole ci vogliono in tutto. Dovremmo cercare di investire anche sui loro territori, perché questa è un'altra cosa, ci vogliono quattrini, magari investire sui loro territori, ma chi scappa dalla guerra o chi scappa dalla fame è la stessa cosa, no? Non cambia assolutamente niente, per cui con i dovuti paletti io credo sono d'accordo con Oscar, perché quindi scusa Flavio, se sei stato spesso etichettato come un fan di Salvini, su questa cosa pensi che dovrebbe avere un atteggiamento diverso, dovrebbe farle scendere quelle persone? No, ma io rispetto Matteo Salvini, perché è un ministro che si è dato molto da fare, si sta dando molto da fare, è uno che mette le mani dentro, e forse è la prima volta che vediamo un ministro che fa le cose fatte e non le cose teoriche. Però come tutte le cose non si può dire solo no, c'è anche una soluzione media in cui si valuta situazione per situazione. Per cui io credo che se negli anni 50, 45, quando i nostri immigravano negli Stati Uniti, gli avessero bloccato le navi in mezzo al mare, non ci sarebbe forse magari la fortuna che hanno fatto in America gli italiani. Allora, non ci devo andare in pubblicità, vi ringrazio molto, è stato un collegamento un po', come dire, inaspettato ma molto gradito. Grazie a Flavio Briatore, grazie a Oscar Farinetti, mi scuso molto con gli ospiti in studio, ma capirete che era un'occasione da non perdere. Torniamo fra pochi minuti, andiamo in pubblicità, non so se Luciano Fontana vuole restare ancora un momento con me, insomma adesso capiamo, pubblicità, torniamo subito con voi. Allora, sono le 12.01, siamo un momento in ritardo, ma avevo un collegamento che era imperdibile con Briatore e Farinetti, mi devi scusare Adriana Bellini, mi sono un attimo persa con i pascoli sardi. News del TG, prego.
Mirta, buongiorno. Allora, le ultime notizie che ci arrivano dal largo di Lampedusa è che la nave della ONG battente bandiera italiana resta bloccata con il carico di migranti che al momento non possono scendere, non c'è infatti l'autorizzazione, Salvini continua a negarla, a bordo c'è la Guardia di Finanza che sta ispezionando, dunque sicuramente questo. Poi ci sono dei dati, Mirta, che stiamo analizzando proprio in questo momento per poter confezionare in modo esaustivo il nostro servizio, sono dati sull'occupazione, sul lavoro molto importanti, diffusi oggi dall'Istat ma anche dal Ministero del Lavoro e da altre istituzioni. Stiamo parlando del quarto trimestre del 2018, l'occupazione si conferma ai livelli pre-crisi del 2008, naturalmente resta sempre abnorme e altissima, e quello che ci interessa è sapere se il decreto dignità che è entrato in vigore a novembre ha portato i suoi frutti, ve lo diremo nel nostro telegiornale. Poi parleremo anche del premier Conte che questa mattina ha riferito in Parlamento in previsione del Consiglio europeo anche sul tema molto importante della settimana, ovvero la firma del memorandum sulla Via della Seta. Giovedì, ve lo ricordo, arriva a Roma il presidente cinese Xi Jinping. E infine ripercorreremo la storia di Lorenzo Orsetti, il giovane italiano che è stato ucciso ieri in Siria dall'ISIS. Orsetti combatteva a fianco delle milizie curde, appunto, che stanno facendo e hanno fatto una grande parte per combattere contro il fondamentalismo delle truppe islamiste. Allora, grazie Adriana, ci vediamo alle 13.30 col telegiornale. Prima di andare avanti voglio mostrare anche a Luciano Fontana, che è restato ancora un momento con me, il tweet che ha appena fatto la ONG che ha salvato adesso le persone che sono a largo di Lampedusa, la Mediterranea Saving Humans, che dice: la direttiva di Salvini non vale, è subordinata a legge e convenzioni internazionali. Quindi mi sembra che il braccio di ferro sia in pieno svolgimento, no Luciano? Sì, io penso che avremo un'altra puntata di queste che abbiamo, simili a quelle che abbiamo visto negli ultimi mesi. In questo caso, lo ripeto, mi sembra che la soluzione sia inevitabile. Nave italiana in un porto italiano, è evidente che a un certo punto i migranti andranno fatti sbarcare, dove li mandiamo altrimenti? Dopodiché si aprirà tutta la questione delle leggi, del rispetto, delle accuse e della possibile trattativa con l'Europa, ma in questo momento mi sembra che non ci siano proprio alternative. Va bene, in tutto questo ricordiamo che domani mattina si vota in aula sul famoso caso di Ciotti e su Salvini, quindi insomma diciamo che anche la concatenazione degli eventi non è da poco. Luciano, ti ringrazio molto per essere stato con noi, ci vediamo presto, tornami a trovare presto. Grazie. Voglio salutare anche Fabio Massimo Castaldo da Bruxelles, che tra l'altro, se ho capito bene, voleva dire una cosa sui pastori sardi dopo il collegamento con Briatore e Farinetti, giusto Castaldo? Sì, ci tenevo moltissimo perché io da anni sono molto sensibile e mi batto per la battaglia del Made In e soprattutto anche delle indicazioni geografiche, per dire che è esattamente quella la strada che va percorsa. Noi non dobbiamo vendere materie prime che peraltro sono di eccellenza, perché i controlli fitosanitari e la filiera che esiste in Italia secondo me non ha veramente rivali in Europa sul piano qualitativo, ma dobbiamo far sì che quella materia prima venga trasformata in loco e poi ovviamente protetta dalle IGP e dalle DOP, commercializzata su scala globale, perché si tratta di prodotti di eccellenza che giustificano anche prezzi di ben altra natura rispetto alla miseria che viene loro attribuita per la materia prima. E poi volevo appunto, ci tenevo quindi a dire che siamo pienamente impegnati in questo senso, tanto a livello europeo quanto a livello nazionale. Chiudere appunto con una battuta prima di tornare al lavoro, visto che sono un amante della buona tavola e quello era un pecorino a 5 stelle, come è stato detto anche nell'articolo, sarò molto felice di sacrificarmi anche sia per sostenerlo che per assaggiarlo. Scusi Castaldo, ma dove sta lei in questo momento? Che da inizio della puntata che ci penso, ma dov'è quella location? È il Parlamento europeo, dalla sede di Bruxelles. Sono ancora pienamente al lavoro. Ma è la hall? Cos'è la hall del Parlamento? Cioè non è la, diciamo sì, è il terzo piano, lo snodo centrale del corpo del Parlamento, perché come vede
parlamentari europei, quelli che lavorano bene devono ovviamente stare nella loro sede e non girare sempre esclusivamente il territorio, ma quello va fatto nel weekend, tra virgolette. Il lavoro, il cuore del lavoro è sempre qui all'interno della sede. Ma che se l'aveva con Salvini la scorsa legislatura, perché non ho capito chi ce l'ha. Lo dico in generale, vale per tutti. Grazie Castaldo, alla prossima volta. Allora io vado dritta a parlare grazie con Alessandro Morelli della Lega. Salve Morelli, ben trovato, benvenuto. Buongiorno, grazie. Che succede? Perché vede, Fontana con grande pacatezza, come gli è proprio, ha detto che tanto alla fine gira quella nave dovrà sbarcare, perché nave italiana, porto italiano, c'è poco da fare, braccio di ferro. Lei è d'accordo? No. Non sono assolutamente d'accordo. O se le persone sbarcheranno, bisognerà valutare se le persone che le hanno portate, le hanno fatte e sono responsabili di questo sbarco, stanno compiendo un'azione che è una sostanziale aiuto sostegno dell'immigrazione clandestina. Quindi ha ragione Salvini, parliamo di favoreggiamento, non di un salvataggio. Questo è abbastanza evidente, visto che, ricordiamolo, ci sono non solo porti sicuri, ma delle guardie costiere che avrebbero dovuto prendersi carico, cosa che hanno tentato di fare. I libici? Dopo. Però questo è importante, lo devo raccontare, perché ho parlato con Giorgio... i libici erano già affondati. Un attimo, scusami Andrea, perché ho parlato con Giorgio Ruta prima, che è il giornalista di Repubblica a bordo della nave, gli ho fatto proprio questa domanda, ho detto, ma la Guardia Costiera Libica vi ha chiesto di sbarcare quelle persone, di prenderle in consegna? Ha detto no, ci ha guardato fare le operazioni di soccorso e poi ci ha chiesto se avevamo bisogno di qualcosa. E noi siamo andati via. Meglio. E non ci hanno detto nulla. Meglio. Quindi normalmente... Meglio. Così hanno detto. Meno male che se ne sono andati. Quindi normalmente scopro che le leggi internazionali dicono a una nave che recupera delle persone dal mare ed è a poche miglia da una costa che deve andare, questa nave, secondo una logica che evidentemente è la logica dei centri sociali, di andare da quelle acque che sono di responsabilità di uno Stato sociali. Verso un altro Stato. Adesso questo sono è piuttosto interessante, lo scopriamo. Però diciamo che le norme internazionali le fanno gli stati e non i centri sociali. Ma va. Allora, cosa ci fa un giornalista? No, che è una cosa assolutamente meritoria. Ma non vorrei che tutta questa iniziativa sia proprio per, ancora una volta, rimestare su un tema che è un tema che io speravo concluso, anche per una logica semplicemente... Cioè vogliono creare il caso, Casarini e compagni, dice lei. Casarini? Ah, perché c'è Casarini, quello dei centri sociali. Ah, allora adesso grazie per la notizia, io non lo sapevo. Sì, bravo Morelli. Però sono tanti anni che fanno altra cosa, non fanno... Grazie. Diciamo forse da qualche anno vuole ripulirsi la fedina penale. Diciamo che la fedina penale... Allora, Gennaro Migliore vuol dire la sua, anche Andrea Purgatori. E arriva a trovarci anche Daniela Santanchè, Fratelli d'Italia, la ringrazio per essere qui con noi. E da Milano c'è anche Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it, un parterre de qua con una Ren. Prego, Migliore. Io sono stanco di sentire quelli che fanno propaganda sulla salvezza di persone in mare, perché adesso, non un mese fa, c'è stato un altro naufragio e sono state recuperate 15 persone e non si sa quanti sono i morti. Perché questo è quello che è accaduto al largo della Libia non più tardi di qualche ora fa. Il fatto che siano state recuperate 49 persone dentro una barca che stava affondando significa che quelle persone che le hanno recuperate, che sono una ONG italiana, devono essere ringraziate ed è inutile che Salvini continui a usare termini come i porti chiusi. Prima voglio vedere dov'è la delibera, dov'è il provvedimento di chiusura dei porti. Non c'è mai stato perché è illegale. Secondo, hanno cancellato quelli che sono... Io però la direttiva di ieri di Salvini qui davanti. Sì, ma non è la direttiva. La direttiva non c'entra niente con i porti chiusi. Dove c'è scritto che i porti siano chiusi? I porti sono aperti. Il fatto che a Lampedusa il sindaco Martello ha dichiarato nel corso di queste settimane che ci sono stati sbarchi e che non sono stati conteggiati all'interno degli sbarchi. È vero, l'ha dichiarato. All'interno del conteggio del Viminale, significa che stanno facendo propaganda sulla pelle della gente e noi non possiamo più accettarlo, anche perché Salvini, lo dico a Morelli che è un suo collega di partito, vada a occuparsi della bomba che è scappiata stamattina ad Afragola
dopo che lui è stato a Napoli venerdì, della stesa, cioè della sparatoria che c'è stata in pieno centro di Napoli, cioè a Piazza Trieste e Trento, e chissà che di Napoli è vicino a Piazza Plebiscito, si occupi della sicurezza e non si occupi delle questioni che riguardano dei ragazzi che sono stati salvati in mare. Di sicurezza ci occupiamo con 8.000 tra carabinieri e poliziotti in più. La sicurezza che è andato a fare propaganda, adesso non si faccia altro che salvare queste 49. Scusate, una alla volta. Sono le parole di Migliore, perché da italiana ricordo che nei loro governi, che si chiamassero Renzi, Gentiloni, Letta, in Italia ce ne abbiamo 600.000 con la loro teoria dell'accoglienza. Detto questo, ritengo anche che non è che noi possiamo andare appresso a ogni nave. Ci sono esseri umani e comunque non è nessuno, credo, qua li voglia far morire, no? Credo che tutti abbiamo la sacralità della vita. Quindi cosa diciamo noi di Fratelli d'Italia? Siccome una volta c'è la 18, un'altra volta c'è la 19, la 20, la 25, perché questo è un problema che purtroppo, vediamo, si ripete, c'è un'unica soluzione, che è quella di fare il blocco navale. Se ci fosse il blocco navale, queste discussioni non ci sarebbero. Anche perché ricordo che dei 600.000... i rimpatri, a oggi ne sono restati rimpatriati 8.000 e nel corso dell'anno forse 15.000. 15.000 sta a 600.000. Ma questo lo deve dire a Salvini, che aveva detto che faceva in 20 giorni 600.000 persone. E dico quelle che sono le nostre proposte e le nostre ricette. Blocco navale. Siccome 600.000, purtroppo, anche Salvini, buona fede, ma si è sbagliato sui rimpatri, perché 8.000 su 600.000 è vero, l'anno non è finito, c'è la buona volontà, da Alfano a Salvini c'è un mondo, e il mio mondo, il nostro mondo, è quello vicino a Salvini, tant'è che abbiamo votato tutto ciò che è arrivato in aula, perché la nostra è un'opposizione patriottica, e anche se vogliamo delle cose diverse, il blocco navale, i rimpatri, oggi che questo governo non sta facendo, detto questo, il cambio di passo si vede. Ma ripeto, allora, non possiamo stare appresso una nave dopo l'altra. 162 sbarchi rispetto, per lo stesso periodo 2019-2018, 3.500 persone. E questo dobbiamo essere tutti contenti. Certo, tutti contenti. Certo, 3.500. Però le ha ricordato Migliore che il sindaco dice ci sono degli sbarchi che non vengono conteggiati. Ma anche prima non venivano conteggiati. Ma non è vero. Non è che possa raccontare le supercazzole. Ma che cosa state a dire? Anche prima, nei contesti, non ridete quando c'è problemi che persone che stanno rischiando la vita. Siccome Morelli, le cose bisogna non studiare. Non rischia la vita. Non rida. Riusciamo a sentire anche Purgatori e poi come? Sulle disgrazie della gente. Racconti dalla nave dei centri sociali. I dati li dobbiamo, e la forma dovevano essere omogenei. Anche prima non si tenevano conto di questi sbarchi fantasma, che non sono fatti con le navi, ma sono fatti con le barchette, non venivano contate nel computo. Non è vero. Quindi dobbiamo dire la stessa cosa. Si fermi un istante, Andrea Purgatori. È vero. Salve Andrea, benvenuto. Tra l'altro, domani sera va in onda un Atlantide da non perdere. Uno speciale sui 25 anni della morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Una storia che non si è chiusa, come molte altre, ma noi abbiamo ritenuto che fosse giusto ricordarli, anche per ricordare che solo quest'anno sono morti 85 giornalisti e fotoreporter e cameraman che vanno in guerra per spiegarci quello che succede. Come in molti altri casi, la verità non si riesce a trovare. Andrea, prego. Allora, io mi guardo bene dall'entrare nelle questioni burocratico-legali dei decreti di quant'altro. Penso che in questi casi il senso elementare di umanità ci debba dire che queste 49 persone debbono essere sbarcate senza problemi. Sono felice che i libici siano arrivati in ritardo, un po' perché per fortuna queste persone sono state salvate, altrimenti sarebbero... Scusami Andrea, mi dicono che Giorgio Rota, giornalista di Repubblica a bordo della Mare Ionio, è di nuovo collegato con noi al telefono. Sentiamo. E la linea è difficile da prendere. Giorgio, mi senti? Sì, ti sento. Eccoci, allora, che novità ci sono? La Guardia di Finanza è ancora a bordo? Cos'è successo? Sì, la Guardia di Finanza è ancora a bordo, sta terminando l'ispezione, non ci sarebbe nessuna
nessun rilievo, quindi hanno acquisito soltanto le conversazioni, le foto e le immagini relative al soccorso di ieri e alla nottata di oggi, alla difficile nottata di oggi. Scusami, altre, Giorgio, vi hanno autorizzato ad entrare nel porto di Lampedusa o no? No, nessuna risposta. Nessuno ha risposto, ok. Ho detto prima ad Alessandro Morelli, che mi ha raggiunto in studio, che tu mi dicevi che la Guardia Costiera Libica non vi ha chiesto di sbarcare le persone sulla loro motovedetta. No, a mare no. Io ho assistito al soccorso, la motovedetta non ha detto nulla, non ha interferito con le operazioni. Se ci sono state altre comunicazioni prima che a me non risultano, questo non lo so. Quindi loro vi hanno raggiunti e quando voi avete girato la prua e siete andati verso l'Italia non hanno detto nulla? No. E quindi sono venuti meno alle regole internazionali. Cioè, ma del fatto non c'è nessuno sulla nave, perché c'è solo Casarini, il centro sociale, la Repubblica, sì, vabbè, e del fatto non c'è nessuno. Sì, ma sopra, no, secondo me... No, c'è una giornalista, fai il giornalista. Sta testimoniando i fatti con imparzialità, però, come fanno i giornalisti. Però, non mettiamo in discussione l'imparzialità della stampa, sennò salta tutto. Fastidio pure la stampa libera. Sappiamo che non ha nessuna appartenenza e che editori non hanno tessere di partito. Vabbè, insomma, allora, Giorgio, ti ringrazio. Se ci sono novità da Lampedusa o se appunto ci sono novità rispetto a quello che sta accadendo con la Guardia di Finanza, proveremo naturalmente a rimetterci in contatto con te. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Posso finire? No, io sono contento invece che ci sia a bordo un giornalista, perché a meno che uno non... Anche insomma, noi, anche noi. No, ecco, diciamo appunto, solo che sono sintomatico. Sono felice, sono felice perché pubblica, perlomeno c'è... Vabbè, ma che vogliamo dire? Allora, cioè io sono come dire, sono contento che quel collega sia lì, certo, quel collega testimoni quello che succede. Tutti contenti, speriamo che sia un collega fino libero, a prova, che racconti fino, certo, fino a prova contraria, fino a prova contraria, mi fido di quello che dice, perché non credo che stia lì perché deve aiutare il... No, perché non ha delle sue idee, allora, ma questo è certo. Allora, non allora, mi posso dirvi una cosa? Però è una discussione senza senso, è una notizia, ma quello non che sta capitando. Non è senza senso. È un giornalista, senso, è lì con Casarini su quella... Perfetto, nave. Per possiamo notizia, dire ci che vorrei stare io su quella nave. Ogni giornalista che fa bene il suo mestiere dovrebbe stare lì. Magari, avessi chiamato lei. Saremo più garantiti, perché lei è una persona libera. Senza comunque, appartenenza, comunque, senza ideologia, però, possiamo però, come il libro Giorgio Ruta. Sarebbe Purgatori. Va bene così. Purgatori. È perfetto. No, cioè, per favore, cioè, non possiamo immaginare, ipotizzare o così lasciare intendere che questo collega che sta su quella nave stia facendo un lavoro per conto di qualcuno e non per testimoniare quello che vede, perché no, cioè, io mi fido, sarebbe la prima volta, sarebbe questo prima, non lo so, sono d'accordo con lei, ho sbagliato, non lo so, scusate, questo non è mai non successo so in Italia, però mi sembra, chiedo come dire, venia, fino a prova contraria io do fiducia al 100% a quello che mi sta raccontando. Esatto. Dai, ripartiamo da lì. Dopodiché penso che non siamo di fronte a un'invasione, perché stiamo parlando di altre 49 persone. 50, penso, secondo Ruta. Penso che citare il sindaco di Lampedusa sia importante, perché il sindaco Martello non ha mai fatto sconti sulla questione dei migranti, è sempre stato, rispetto a quello che c'era prima, cioè Giusy Nicolini, è sempre stato molto duro. Cioè, l'idea ci ha vinto che, le elezioni, esatto, tra l'altro, l'idea che comunque rappresenti, ricordiamolo, l'idea che rappresenti un sentimento di accoglienza che è dei lampedusani e che non nasce ieri, né 5 anni fa, né 10, ma sono 30 anni che i lampedusani accolgono la gente che arriva, perché la migrazione non è cominciata 10 anni fa. Penso che il sindaco Martello, quando dice questo porto è aperto, arrivate qua, venite, state tranquilli, dica una cosa di buon senso che tutti noi dovremmo condividere. Poi ci saranno le indagini per stabilire se lì sopra c'è lo scafista, se quelli dei centri sociali sono d'accordo con i trafficanti libici. Questo non mi interessa. In questo momento quello che penso è che ci possiamo essere io, lei,
tuo figlio, chiunque su quella barca. Tra l'altro non sono libici, è gente che viene dal sub-Sahara, cioè sono dei disgraziati che stanno scappando perché là non si riesce più a vivere. Quindi non stiamo parlando di terroristi. Anche in Italia, molti non riescono più a vivere. Anche in Italia, sì, però se facciamo, andare in giro nelle scusi, periferie. Anche se in facciamo, Italia non riescono se facciamo il rapporto, se facciamo il rapporto, se facciamo il rapporto dei 3.000 rimpatriati a fronte dei 600.000 che ci stanno, 8.000, quello che è, io allora faccio il rapporto di 49 persone su quella barca a fronte di 60 milioni di persone. Prima di arrivare a Milano da Peter, e prima chiedo ancora un attimo di pazienza a Peter, voglio farvi vedere una scheda. Abbiamo ragionato su come è cambiato il rapporto tra politica e immigrazione in questi anni. Guardate. Lampedusa, 3 ottobre 2013. Uomini, donne, bambini, 500 migranti, forse di più, restano in balia del mare per 48 ore. Il mare ne ingoia 368 a mezzo miglio dalla salvezza. È una delle più gravi stragi mai avvenuta nel Mediterraneo. Mi viene la parola vergogna. Un'ondata emotiva senza precedenti travolge la politica italiana e quella europea. Lutto nazionale, si candida Lampedusa al Nobel per la pace, si chiede a gran voce il superamento della Bossi-Fini, si richiama l'Europa alle proprie responsabilità. Non c'è mai stata nella storia un'unione di stati che non abbia assunto su di sé la responsabilità di proteggere la propria frontiera. Parte Mare Nostrum, missione militare e umanitaria tutta italiana per soccorrere i migranti in mare. Abbiamo fatto in modo che il nostro paese fosse il paese che ha salvato persone che stavano per morire in mare. Mare Nostrum a vita breve, chiusa dal governo Renzi e sostituita da Triton. Si pattuglia il Mediterraneo, si portano i migranti in Italia. Prima salviamo le vite umane e poi ci preoccupiamo di come riuscire a dare un futuro a quella gente. Il 18 aprile 2015 è l'apocalisse. Un barcone si ribalta nel canale di Sicilia. Muoiono 700 migranti, forse 950. Non si saprà mai in quanti erano a bordo. A livello comunitario in concreto nulla cambia. Mentre in Francia infuriano gli attentati, in Italia aumenta la paura del diverso. Cambia il governo, cambiano in maniera muscolare le politiche migratorie. Se noi riusciamo a dimostrare di essere un paese che è in grado di governare i flussi, noi abbiamo anche la capacità di parlare con più forza anche nel rapporto con i nostri partners europei. Gli accordi con le milizie locali e il sostegno alla Guardia Costiera Libica riducono gli sbarchi. La paura del diverso intanto diventa intolleranza. L'intolleranza si trasforma in violenza. Con il governo del cambiamento il mantra delle politiche migratorie diventa prima gli italiani. Basta, finito. Nisba. La chiusura dei porti, sostanziale ma non formale, porta a un innegabile crollo nel numero degli sbarchi, meno 94% rispetto a un anno fa. Per me prima vengono gli italiani e poi non lo sono. Allora, Peter, è cambiato tutto, no? È finita l'onda emotiva di Mare Nostrum e adesso sia a destra però anche a sinistra si fa a gara chi ha ridotto di più gli sbarchi. Insomma, si è tornati a questo. Meno ne sbarcano, meglio è. Questo è sicuro. Sì, però per essere costruttivi, a me piacerebbe che la politica, invece che guardare ciò che divide, potesse per una volta guardare quello che unisce. E io credo che da migliore alla Santanché, per dire gli antipodi, siano uniti, perché l'hanno detto tutte e due, sul rispetto alle vite umane, che non vuol dire solo, ed è giusto, evitare che le persone affoghino in mare, ma vuol dire, secondo me, anche evitare che in Libia, nei centri di detenzione, ci siano condizioni da lager con le donne sistematicamente violentate e con gli uomini trattati da schiavi. Io credo che sia d'accordo anche lei della Lega. Allora io credo che tutto il Parlamento e tutte le forze politiche dovrebbero ragionare, mentre si dividono su cosa fare in mare, su cosa può fare l'Italia per migliorare le condizioni inumane dei centri di detenzione in Libia. E questo farebbe onore a tutte le forze politiche. E delle cose si possono fare, perché le Nazioni Unite con un pochino di soldi in qualche centro sono. Perché questa storia non è iniziata con Salvini, eh.
È iniziata con Marco Minniti, eh? Sì, sì. I lager, cioè dobbiamo raccontarla tutta. Allora lì io mi aspetto, dall'Italia come Stato, mentre la politica si divide sui respingimenti, questi 49, eccetera, questo è il piano italiano, o magari meglio ancora europeo, per migliorare quelle condizioni. Scusami, per cercare Peter. Di riportare dalla Libia in Africa, nei paesi di origine, i detenuti. Allora, ho il sindaco di Lampedusa collegato con noi al telefono, giusto? Sì, buongiorno. Totò Martello, buongiorno, benvenuto. Abbiamo parlato parecchio di lei nel corso della puntata, sindaco, perché le sue affermazioni sul fatto che gli sbarchi non sono interrotti, ma ce ne sono ancora molti, naturalmente ci ha fatto discutere, anche perché ricordava anche Andrea Purgatori che lei è certamente una persona che anche sul rigore della gestione dell'immigrazione, insomma, ne ha fatto anche argomento di campagna elettorale e ci ha vinto le elezioni a Lampedusa. Però ci spiega bene quello che ha raccontato, cosa vuol dire? Che gli sbarchi però anche, ho anche aggiunto che lui interpretava un sentimento di accoglienza che i lampedusani hanno da decenni. Allora vorrei dividere le questioni. Da una parte voglio che lei mi dica, cioè voi cosa avete detto? Che il porto di Lampedusa è aperta per la nave Mare Ionio, che per voi va bene se quelle persone sbarcano nel vostro porto, ho capito bene? Intanto volevo dire una cosa, che io non ero, è stato interpretato male quello che dicevo, perché prima della campagna elettorale, perché siamo passati da un eccesso all'altro, come ora stiamo ritornando a un altro eccesso. Io dicevo l'applicazione delle regole. Il problema è che io ho detto semplicemente una cosa, una nave italiana non può essere lasciata fuori del porto, prima di ogni cosa. Secondo, ho detto un'altra cosa, che il porto non è vero che è chiuso, ma il porto è aperto. E se c'è qualcuno che sta male deve necessariamente essere portato a terra per essere soccorso. E poi ho detto anche altre due cose, che non è vero che gli sbarchi non ci sono a Lampedusa o che non ci sono in Italia, perché se Lampedusa fa parte dell'Italia, a Lampedusa ci sono gli sbarchi. Se poi ci considerano africani, e allora vuol dire che sbarchi in Italia non ce ne sono stati. Mi scusi, sindaco. Prego. Mi è arrivata appena adesso un'agenzia, perché il Viminale dice che le persone sbarcate a Lampedusa all'inizio dell'anno, dal primo di gennaio ad oggi, sono 162. Questi sono i numeri verificati e si basano sull'attività svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato. Allora ci sono gli sbarchi, non è vero che non ce ne sono. 162. 162, lei mi conferma questo numero? Certo, 162. Io ne avevo rilevato di meno, perché ci sono stati altri sbarchi che direttamente li hanno portati sulla nave per essere trasferiti sulla terraferma. Quanti erano prima? Io contavo praticamente 120 migranti che sono sbarcati a Lampedusa. Però anche lì c'è una cosa da dire. Per quale motivo le barche che arrivano da sole e si infilano dentro il porto di Lampedusa e non chiedono nessuna autorizzazione, va bene. Una nave italiana che fa un soccorso arriva in un porto italiano e gli viene negata la possibilità di entrare. Sì, ma la differenza è che la barchetta, quelli vengono ingabbiati immediatamente, cioè, ma ingabbiati. Ma certo, perché stiamo parlando di persone che entrano clandestinamente. Ma ragazzi, ma qua parliamo di persone. Uno può stare dalla parte della legalità o dalla parte della illegalità. E qual è il reato che hanno fatto? Quello di essere dei naufraghi. Allora, reato di immigrazione. Scusatemi un minuto, è un indecente. Stavo dicendo le cose che succedono a Lampedusa. Intanto non viene ingabbiato nessuno, perché a Lampedusa non c'è nessun carcere, ma c'è l'hotspot.
Il secondo, vengono portati all'interno del centro o molte volte ci vanno da soli, perché non sempre gli sbarchi che ci sono a Lampedusa vengono intercettati, molte volte neanche dai carabinieri che sono sul posto. Benissimo. E quindi dopo 48 ore o 24 ore, tempo permettendo, vengono trasferiti in Sicilia, non in altri posti. Quindi questo è quello che succede a Lampedusa, che non lo può smentire nessuno. Allora, scusatemi, sta dicendo una cosa molto pragmatica questo sindaco. Sta dicendo, come mai se arrivi con una barchetta e nessuno ti vede, puoi sbarcare e ti... Ma come ti permetti? Stai zitto tu. Ma stai zitto tu. Ingabbiare le persone in naufraghi. Perché tu più parli, più convinci gli italiani di stare dalla nostra parte. Stiamo parlando di una cosa seria. Devono essere fermati dalla Polizia di Stato e dai carabinieri, perché stanno con allora, il sindaco di Lampedusa, io penso una cosa. No, parliamo di un argomento molto serio, parliamo di esseri umani, soprattutto parliamo con un sindaco che è una frontiera per il nostro paese, molto delicata, quindi quello che ci racconta il sindaco va preso con grande serietà e con grande anche senso di responsabilità, perché lui poi tutti i giorni sta lì e arrivano le barchette piccole, le barchette grandi, quindi cerchiamo di capire cosa sta ponendo come problema e cerchiamo come politica di dare delle risposte concrete a quello che dice. Il sindaco ha appena detto, arrivano con le barchette e nessuno li ferma. Quando arrivano con le barchette, aspetti, quando arrivano con le barchette, in alcuni casi sono loro da soli che vogliono andare nei centri. Semplificano il lavoro e siamo contenti. Dopodiché ha detto non vengono ingabbiati perché non esistono carceri. Vengono fermati dalla polizia, questo chiaramente intendevo. E così e vengono fermati dalla polizia, sindaco. Vengono accompagnati dalla polizia o dai carabinieri dove c'è l'hotspot, così perfetto. Poi loro gli fanno i riconoscimenti, danno le impronte digitali, gli danno da mangiare e aspettano che arriva la macchina. La domanda che ha posto il sindaco, che io vorrei a cui rispondessero sia la Morelli che la Santanchè, che peraltro è una posizione un po' diversa perché parla di blocco navale, però nel momento in cui il blocco non c'è bisogna parlare di quello che accade, è se capita questo con le piccole imbarcazioni che arrivano, non può capitare la stessa identica cosa con una nave, si fanno scendere, arriveranno le forze dell'ordine, decideranno dove accompagnarli, senza parlare di gabbie che non mi sembra il caso, e così, questo sta ponendo il sindaco Martello come problema, a mio parere, no? Ho capito bene, Andrea? Guarda, io... Facciamo rispondere loro, poi arrivo da te. No, non si può fare così perché la persona che deliberatamente attua il reato di immigrazione clandestina deve essere riconosciuta, presa dalla polizia in carico, dalla polizia dei carabinieri e poi chiaramente gestita hotspot, centri eccetera eccetera. Chi invece, e questo è il mio avviso, chi invece organizza l'invasione, quindi in questo caso la nave dei centri sociali che parte organizzata per fare quello che sta facendo. Ma quelli stavano però annegando, non è che è proprio organizzato, che gli ha bucato il gommone. Mi scusi. A parte che grazie a chiunque salva delle vite, a prescindere dal centro sociale. Partiamo da lì, mi sembra. Mi fa dire una cosa. Martello, c'è lei in linea sempre? Sì, ci sono in linea. Sono Andrea Purgatori, buongiorno. Sì, buongiorno. No, Martello stava cercando di spiegare una cosa. Scusi, Martello, se provo a interpretare, ma essendo venuto tante volte a Lampedusa, cioè a Lampedusa in qualche modo è un piccolo esempio di come, lo diceva prima Gomez, si possa far convivere l'accoglienza umanitaria con le regole. Cioè, io non ho mai visto a Lampedusa né i carabinieri, né la finanza, né la polizia, né la guardia costiera trattare male gli immigrati, anzi, la popolazione... No, scusa, perché è importante questo, perché quel termine ingabbiare è orrendo, lasciatelo dire. Fammi finire. A Lampedusa avviene tutto, diciamo, con un senso di buon senso, è un gioco di parole, che è importante, perché io li vedo. Non è che li vanno a prendere, li mettono nelle manette o li sbattono... Nei confronti degli italiani. Mi fai finire. Lei mi ha interrotto e quindi... Mi fai finire. Ma è offensivo nei confronti degli italiani che hanno ospitato 700.000 persone per 7 anni, 8 anni. Sì. Questo è offensivo nei confronti di tutti gli italiani, non dei lampedusani, perché tutti gli italiani sono stati vittime di questa invasione. Anche gli immigrati regolari sono arrivati alzandosi le maniche negli anni 80 e oggi hanno la pizzeria, hanno la panetteria e quelli si sono fatti un paiolo così per avere la pizzeria e la panetteria e si vedono 700.000 persone che sono
per lo più clandestine, perché di questo stiamo parlando, che si vedono queste persone. Allora, scusate, però dovete essere un po' bravi, finisce Fugherari rapidamente, devo parlare della Santanchè migliore e devo tornare ancora da Gomez, c'ho sempre martello lì. Stavo dicendo che Lampedusa, che è la porta più a sud dell'Europa, non solo dell'Italia, che è il posto dove ci sono stati sbarchi, dove la popolazione si è trovata a volte si è trovata con più immigrati di quanti erano gli abitanti, ha sempre cercato di risolvere questo problema col buon senso. Non solo col buon senso, ma anche davvero con un atteggiamento di composizione, no? Per cui quelli che sono anche nell'hotspot, se escono, la gente non è che li prende a calci, i carabinieri non è che gli mettono le manette, ma questo, voglio dire, questo è fondamentale. Poi, scusa, un'ultima cosa e finisco. Per andare incontro a quello che diceva Gomez e che condivido al 100%, non stiamo parlando eventualmente di accordarci con la Libia come se fosse un paese estraneo. Noi lì abbiamo l'ENI che durante la guerra civile ha pagato di qua e di là. Abbiamo le motovedette e gli diamo l'addestramento, la benzina, i mezzi e quant'altro. Vogliamo cercare di far rispettare i diritti umanitari elementari? Migliore, poi torno da Peter, se il sindaco può stare ancora un momento con noi, sono davvero grato. Anche il sindaco ascolta, perché credo che... Devo interrompere, perché ho una premiazione qui, perché stiamo celebrando praticamente il tricolore, la bandiera italiana del tricolore. Bella quindi, iniziativa. Ci sono tutte le scuole qui riunite, quindi già sono uscito. Mi pare, però volevo precisare solo una cosa, a mare non esiste nessuna circolare, nessuna legge, ne esiste una sola, che quando una persona, qualsiasi persona, affonda o ha bisogno di essere aiutato, deve essere soccorso e preso. E portato nel porto più sicuro, non in quelli italiani, più sicuro e vicino. Nel porto più vicino, no, mi dispiace, onorevole, nel porto più vicino. Questi hanno girato e sono venuti in Italia, che erano attaccati alle coste libiche. Ma è una nave italiana, però. Sindaco, siamo tu. Però guarda, io credo che questa trasmissione oggi sia servita a fare un punto. Scusi, sindaco. Allora, sindaco, deve andare via, sindaco. La ringraziamo per essere stato con noi, buona festa del tricolore, siamo tutti con lei. Daniela Santanchè. E quindi il tricolore, l'orgoglio di essere italiani, dell'appartenenza, che è un concetto che ancora non abbiamo tutti, purtroppo. Detto questo, credo che oggi la sua trasmissione abbia sancito un punto importante dove tutti siamo uniti, la sacralità della vita. Quindi nessuno vuole ammazzare nessuno e io credo chi salva la vita salva un mondo, prima cosa. Seconda cosa, però, c'è un'altra questione fondamentale che vediamo se siamo tutti d'accordo, la dignità della vita delle persone. Allora, io credo che tutto questo discorso che stiamo facendo sembra che non viviamo la nostra nazione. Perché? Di questi 600.000, 700.000, io non mi sento dalla parte giusta se poi, essendo esseri umani come noi, non gli do un tetto, non gli do la dignità di lavoro, non gli do il mangiare, ma anzi li porto nella criminalità, che sia la mafia, però Peter Gomez le ha detto, nei campi libici, dove sarebbe il porto sicuro, le donne vengono violentate, sì, ma gli uomini noi vengono portiamo torturati. Qua gente che le donne le ammazza, che le ammazza se non mettono il velo, che le ammazza se frequentano un ragazzo italiano, che le ammazzano se vivono all'accidentale, per cui non facciamo le vergini. Noi c'è anche, allora, come diceva il cardinale voglio Bifi, che risponda Peter, no, su questo arrivo già un istante, che Peter non sono mai riuscito più a sentirlo. Peter, prego. E qua tutti bravi, tutti belli. Poi... È indubbio che le 600.000 immigrati irregolari che sono arrivati nel corso di 2 anni e mezzo abbiano cambiato il sentimento di una parte importante della popolazione italiana. La diciamo volgarmente, gli italiani sono diventati, non tutti, più razzisti. E questo è stato un'immigrazione. Ostilità, non sono razzisti. Dalla allora facciamo parlare Gomez, è collegato Santanchè, sennò così non riusciamo. Forse, ma razzisti no. Scusate, io lo dico forse male, però insomma abbiamo capito cosa intendo e anche i risultati elettorali lo confermano.
hanno cambiato il loro punto di vista fortemente rispetto all'immigrazione. A causa di queste 600.000 persone che sono state fatte venire in maniera totalmente irregolare. Bravo, questo allora, è giusto. Cosa possiamo fare? Secondo me va fatto questo. Lo so che è difficile, ma se Salvini, la Lega e questo governo dimostra leadership, lo può fare. È evidente, lo ammette anche la Lega, che non siamo in grado di rimpatriare queste persone in tempi celeri. Quest'anno saranno 15.000, 20.000. Quindi? Abbiamo però in Italia 600... Quindi bisogna distinguere tra chi, tra coloro i quali, tra di loro, pur essendo clandestini o irregolari, lavorano, cercano di fare quello, e chi quelli che sono criminali. Quelli che stanno tentando di introdursi nella nostra società. Ma non c'è lavoro in Italia, già lavorano, ha ragione lui, Santanchè, aprire gli occhi, già lavorano. Non c'è il lavoro in Italia, non c'è. Ma di cosa stiamo parlando? Allora diamo fiato al lavoro. Mi lascia finire. Allora, Peter, facciamo una cosa, perdonami. So che però tu mi vuoi bene e mi capisci, vado in pubblicità, torno e ti ridò la parola. Giuro, prometto. Pubblicità. Io cercavo di sì, va bene. Che brutta giornata. Un bel sole oggi, perché brutta giornata? Sono senza casa, senza lavoro. Senza lavoro? Eh sì, ho lasciato il mio paese perché c'è la guerra. Un giorno sono tornato a casa, ho trovato mio padre, mia madre, mia sorella, tutti fucilati. E sono partito per la Libia, lasciando mia moglie incinta. Ho portato con me mia figlia che aveva 7 anni. Si chiama Aisha. Ah sì. Ho preso la barca per l'Italia. Il mare era troppo agitato. La Croce Rossa ha notato che eravamo in difficoltà. Dovevamo passare i bambini da mano a mano e mettere nella nave grande. E la mia bambina è scivolata nel mare. Non hanno riuscito a recuperarla. No. Adesso non lavori. Non lavoro. La vita non ha più senso. Non ho più nulla. Non dire così. Un'esperienza l'ultima a morire. E sono vecchio, non troverò più un nuovo lavoro. L'Italia è diventata un poco razzista, no? No, non è che è razzista. I politici sbagliano. Io devo scendere qua. Qua. Che scossati. Qui. Che devi fare? Qua. Dove vai? Adio, vai una mano, che si suona una pace. Dammi ragione per continuare a vivere. Se Aisha dall'assù ti vede, non vorrebbe questo, dai. A tutto c'è rimedio. Tu non puoi fare una cosa del genere. Qua c'è la fogna, c'è la merda. Che morto di merda vai a fare, praticamente. Peter, in maniera un po' urticante ma molto realistica, siamo, gli italiani diventano più razzisti. Questo è un esperimento sociale che ha fatto Fanpage. A me mi è arrivato sul telefonino, l'ho molto amato questo esperimento sociale, l'ho mandato ai miei amici, ho fatto vedere ai miei figli. Mi è piaciuto anche perché sono napoletana e credo che in quelle immagini c'è tanto anche il cuore dei napoletani, perché poi appunto ha ragione in questo Andrea, ogni terra ha delle sue caratteristiche. Questo signore qui che si chiama Ibrahim Iacobu, io lo chiamerò Giacobbe perché sono negata a pronunciare, però mi ha detto che alla sanità lo chiamano già Giacobbe, quindi mi sento in buona compagnia. Vive a Napoli, fa il mediatore culturale. Cosa ha fatto? Ha interpretato tutte le storie che gli erano capitate in questi anni di lavoro. Sì, sì. E così è stato. Era quello sul taxi lui, per capirsi, insomma. E i tassisti napoletani hanno fatto a gara per salvarlo, per dirgli ma non ti devi ammazzare, ma scherzi, ma la vita è bella, no? Sì, che Napoli è una città diversa dagli altri, multietnica. Ma tu trovi che sta diventando razzista l'Italia, Jacobo? Si nota con l'aria che tira, non si capisce più niente. Cosa noti? Cioè, cos'è che ti fa, insomma, che ti preoccupa? Vabbè, mi preoccupa che vedi, prima quando una persona viene aggredita o aggredita, la gente interviene,
E adesso no. Hanno tutta la possibilità di fare come vogliono loro, a modo loro, senza nemmeno pensare che l'altro è un essere umano come loro. Purtroppo la politica ad oggi se ne approfitta di queste occasioni. Ognuno... Cioè gli italiani sono arrabbiati, hanno un malessere, quello che abbiamo detto prima, come diceva Peter Gomez, sì, l'arrivo indiscriminato così, però secondo te c'è chi soffia sul fuoco, questo mi stai dicendo? Sì, è quello che soffia sul fuoco, è la politica che soffia sul fuoco. Ma lui in Italia sta bene però, no? Lei c'ha un bel lavoro, con gli italiani credo che l'abbiano accolta nella migliore delle maniere, quindi lei è un esempio di integrazione, è quello, sì, che noi vogliamo. Ma, sentire però dire da una persona come lei, integrata, che siamo diventati razzisti, che la politica sopra, guarda, mi sembra poco generoso per lei stesso. Da poco fa sono stato aggredito dai ragazzini. Anch'io sono stata aggredita, mi hanno tirato un San Pietrino così, non c'era nessuno alla stazione Termini che si è preoccupato di quello che migliore, il tempo è poco, mi dovete perdonare, ma non è che solo loro li aggrediscono, anche a Peter, noi ci aggrediscono e non succede niente, nell'indifferenza di tutti. Peter? Sì? Ma no, io volevo chiudere il discorso di prima per ragionare con Daniela Santanchè, poi magari mi sbaglio. Dicevamo, in Italia abbiamo 600.000 irregolari, sappiamo che ne possiamo rimpatriare solo pochi perché... Non solo perché magari i governi precedenti e questi non hanno ancora fatto gli accordi, ma perché è oggettivamente molto difficile fare gli accordi con i paesi africani. Allora, dobbiamo porci nella prospettiva, cosa facciamo da qui ai prossimi anni? Giusto. È vero, come dice Daniela Santanchè, che in Italia non c'è lavoro, però... Già in passato un governo di centrodestra, dividendo gli immigrati, diciamo, irregolari che delinquono e che ci sono, perché è innegabile, e il governo Maroni, esattamente, e gli immigrati invece che non lo fanno, ha fatto una sanatoria. Che risultato può avere, secondo me? In Italia non c'è lavoro, ma una volta che queste persone hanno il permesso di soggiorno, sono in grado di muoversi nelle frontiere europee, vi ricordo. E ci sono, la maggior parte di queste persone vogliono andare al nord. Io non lo dico come soluzione, dico che... onorevole Santanchè, che la situazione purtroppo è questa. Ci sono arrivati, sono stati fatti arrivare in maniera, perché lo sappiamo, cioè abbiamo anche contrattato la flessibilità, un governo passato, falso, per fare arrivare queste persone. Giusto, sappiamo com'è andata. Migliore vuol dire una cosa. Sì, Gomez ha ragione, però nel tentativo di cambiare discorso parla anche di cose false, perché non è mai stata contrattata nessuna flessibilità sui conti, non è mai stata, falso. Vabbè, ma l'ha detto Emma Bonino, non la Santanchè o la Meloni. Falso, migliore, è stato falso, è falso. Vabbè, ma però dire delle cavolate così, è falso. Ma cavolate le dirai tu. No, è falso. Se non esprime l'opinione, non è un'opinione, l'ha detto Emma Bonino, è falso. È falso, lo sappiamo noi che stavamo al governo, non è Emma Bonino che non ci stava. Non è Emma Bonino che non c'era nel governo. Non è mai stata fatta nessuna contrattazione. Bisogna fare una regolarizzazione, perché la più grande regolarizzazione in questo paese, che ha riguardato più di 1 milione di persone, è stata fatta anche dal governo di centrodestra. La questione di come arrivano queste persone, e che devono essere ovviamente identificate, perché questo prevede anche il Trattato di Dublino, non consente a nessuno di tenerle detenute e ferme. Sarebbe illegale, e la parola ingabbiare le persone. Perdonatemi, purtroppo allora, il tempo è finito. Purtroppo siete tutti e tre filogovernativi. Sono mortificata. Chiederei a voi di tornare, anche perché Peter ha aperto un grande tema sul quale si può ragionare in maniera, come dire, non ideologica. È una cosa di cui siamo già occupati in questo
programma la sanatoria sarà proposta per esempio da un personaggio come Morcone che si è occupato personalmente di queste cose. L'obiettivo è che ci siano più Iacobu, cioè più persone integrate, contenti degli italiani. Beh, ma non vuole essere aggredito, mica ha detto che non gli piacciono gli italiani. Ma non decide lei, ma gli italiani per razzisti, ma mi perdoni, a Milano su 300 case popolari dell'ultimo bando 200 vanno immigrati. Sta arrivando al posto a buona fede, mi devo occupare di altro, siete tutti rinvitati perché naturalmente la discussione non è assolutamente finita. Pubblicità. Grazie a queste vostre parole. Giustizia, Alfonso Bonafede, lo ringrazio per essere con noi oggi, abbiamo molte cose di cui parlare con lui, a partire dalla violenza sulle donne, tema che come sapete mi sta molto a cuore. Paolo Sottocorona ci aggiorna sul meteo. Allora, buongiorno. Abbiamo anche oggi queste nuvole sulle zone del centro che possono dare qualche debole pioggia, ma oltre questo non si va. Però guardate a sud, guardate che zona di nuvolosità piuttosto forte che c'è. Vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Allora, intanto oggi, nel pomeriggio di oggi, le piogge previste sono queste, deboli, zone centrali soprattutto sull'Adriatico, un po' al sud, molte nuvole, ma piogge alla fine abbastanza poche. Giornata di domani, resta qualche pioggia, vedete, sul centro-sud della penisola e poi guardate come si comincia a formare una zona di maltempo molto forte in Tunisia e in parte in Algeria, che si intensificherà nella giornata di giovedì, quando sull'Italia non ci sarà assolutamente più nulla. Ma arriva anche dalle parti di Lampedusa quel maltempo, perché prima ci dicevano dalla nave che hanno paura del meteo. Allora, questa è una zona di maltempo molto forte, quindi ci sono sicuramente temporali. Le carte successive portano temporali anche in Sicilia, almeno sulla parte occidentale, quindi Lampedusa direttamente non sembrerebbe, ma certo non è una situazione tranquilla. Lo speriamo vivamente, senza voler, naturalmente. Appunto, sicuramente. Okay. Le temperature, hai visto, non sono scese tante, adesso risalgono, insomma, non ci preoccupiamo, non è quello grazie il problema. Grazie Paolo Sottocorona, mi avvicino ad Alfonso Bonafede. Oggi appunto immaginavo di partire con lei dai femminicidi, dalle parole che secondo me fanno molto male alle donne. Ho letto una sua interessantissima intervista sull'argomento, però voglio chiederle cosa ne pensa di quello che sta accadendo, perché tutta la mattinata che parliamo di questa nave, a largo di 50 persone sono a bordo, a largo di Lampedusa, il sindaco si è collegato al telefono con noi, il sindaco Martello ha detto per me il porto è aperto, non c'è alcun motivo perché una nave italiana non possa entrare nel porto. All'altra parte il ministro Salvini ha detto i porti sono chiusi e ha fatto anche una direttiva del Viminale nel quale dice che le persone che hanno preso a bordo questi migranti e li vogliono portare nel porto italiano hanno comportamenti pregiudizievoli per il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero. Che idea si è fatto? Perché insomma, come sempre, poi c'è un tema anche umano molto forte, ci sono 50 persone che stanno in mezzo al mare, il maltempo che si avvicina. L'idea che mi sono fatto è semplicemente che dobbiamo aspettare di avere ulteriori notizie, che dobbiamo far fare alle autorità il loro lavoro e chiaramente come priorità dobbiamo essere sicuri che le persone, che venga salvaguardata la salute delle persone che sono a bordo di quella imbarcazione, che tra l'altro in questo caso, a differenza dei casi precedenti, mi dicono batte bandiera italiana. Scusi, ma per capire io, se questa cosa viene fatta dentro il porto invece che per mare, cioè noi capiamo, verifichiamo dentro il porto. Ma non sappiamo adesso dove verrà fatta, quando verrà fatta. No, dico, ma se fosse fatta dentro il porto di Lampedusa, quale sarebbe la controindicazione? Che non facciamo la voce grossa in Europa? No. Non l'abbiamo mai fatto, tra l'altro, perché le situazioni che si sono create e che sono state al centro del dibattito sono state situazioni in cui le imbarcazioni erano dentro il porto. Qui io semplicemente, di fronte a una situazione in continua evoluzione, in cui i ministeri competenti stanno anche verificando se ci sono violazioni di leggi, voglio dire che la linea del governo è sempre stata e continuerà ad essere, sono sicuro in questo caso, quella della tutela della salute delle persone che sono coinvolte. Su questo è la prima priorità che ci siamo sempre dati. Stanno facendo tutte le verifiche che devono fare. Chiaramente il problema dell'immigrazione è un problema
molto grave, che non riguarda l'Italia ma riguarda il mondo. Ci sono d'accordo con lei. Di fronte al quale però mi permetto di dire, io non vedo tanti presidenti del Consiglio che in Europa cercano di porre la questione dell'immigrazione come problema che deve risolvere l'Europa, che in queste sfide deve dimostrare di essere unita. Io trovo sempre l'unico presidente del Consiglio il presidente Giuseppe Conte, che sta lavorando fuori da ogni strumentalizzazione, lontano da ogni polemica, sta lavorando affinché l'Europa riesca ad affrontare il problema come si deve. È la mia sensazione personale da donna. Io penso che voi questa cosa della migrazione vi dà un grande disagio, mentre per i leghisti è una grande arma di propaganda politica. Io ho avuto Castaldo prima, cioè, per voi è molto più faticoso dire a queste persone rimanete in mare, non possiamo farvi entrare. Non è che su questa vicenda vi siete un po' appiattiti su quello che fa Salvini senza riuscire a esprimere la vostra posizione autentica? Ma in realtà questo è un equivoco che serpeggia e che sarebbe il caso di chiarire. Io ricordo che 2 anni fa fu Luigi Di Maio e non Matteo Salvini a sollevare il problema delle ONG, perché dobbiamo chiarire ai cittadini che sono... Mare. Quando parlò di taxi del mare, perché dobbiamo chiarire ai cittadini che sono... Espressione infelice, a questo ne conveniamo. Un'espressione che era molto forte e che però pose la questione delle ONG, che poi si è rivelata fondata, perché ci sono delle inchieste sul lavoro che fanno alcune ONG, perché dobbiamo ricordare... Cioè, cittadini... ripeterebbe oggi che le ONG sono taxi del mare? Adesso il dibattito è anche molto centrato, quindi probabilmente oggi no, ma allora sì. Allora fu una denuncia importante che permise di poter parlare di una questione che è fondamentale per la tutela della vita delle persone che sono coinvolte, perché dobbiamo ricordare ai cittadini che sono a casa che gli scafisti, coloro che speculano sulle vite delle persone, sapendo di poter fare anche poche centinaia di metri per arrivare ad una situazione in cui poi arrivava all'ONG, sfidavano le condizioni di mare peggiori con imbarcazioni non assolutamente idonee, portando poi alla morte di centinaia, ma anche di più, di migliaia di persone, proprio per questo, perché c'era una situazione totalmente selvaggia, non regolamentata, su cui, diciamolo, lucravano le mafie, su cui lucravano questi commercianti di vite umane. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato semplicemente porre un problema in maniera strutturale. Allora, affrontiamo questo problema e questo lo stiamo facendo. Quindi, da parte mia, scusi, questo lo chiarisco. Sì. Da parte mia non c'è nessun imbarazzo nell'affrontare la questione dell'immigrazione. Se mi dice, questo non so per gli altri com'è, se mi crea sofferenza, la risposta è chiara, sì. Ogni volta che vedo un'immagine, ogni volta che vedo una situazione di quel tipo, su questo non ci sono dubbi. Mi è appena arrivato proprio di sofferenza, un'agenzia che dice che un migrante che era a bordo della nave Mare Ionio è stato fatto scendere e accompagnato nell'ambulatorio di Lampedusa perché la persona avrebbe sintomi di una polmonite, per dire che poi appunto sempre in tutta questa vicenda parliamo sempre di esseri umani, di vite umane e di condizioni molto difficili, sì, e di che vengono sbarcati quando stanno male. Un intervento immediato quando c'è un problema di incolumità per la salute. Andiamo al tema donne. Le parole sono importanti, le parole possono fare un gran male, l'ho scritto l'altro giorno sulla stampa, credo che dentro quelle sentenze, lei giustamente non commenta le sentenze, lo capisco benissimo, ma siano usate delle parole che fanno venire dei brividi nella schiena a me che sono donna, quando si scrive che... A me che sono uomo. Ecco, questo mi fa un gran piacere. Quando glielo dico scrive... perché a volte questo è un altro equivoco che dobbiamo cancellare. Non è una battaglia delle donne, è una battaglia di tutto. Bravissimo, il popolo. Bravissimo, sono felice che ve lo dica. Io mi sono anche un po' stancata. Questo è sempre un tema femminile al femminile, perché è un tema di civiltà della società in cui viviamo. Allora, però quando si scrive agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile, a me mi viene paura. E mi viene paura perché credo che... le nostre conquiste femminili, fatte appunto in molti casi assieme agli uomini, sono molto fragili e se non le difendiamo in continuazione il rischio di fare un passo indietro è sempre molto forte. Quindi la domanda che le faccio non è tanto sulla sentenza in sé, ma sulla temperie culturale. La cosa che a me spaventa è che sento una temperie culturale che parla di qualcosa che è estraneo a quello che una donna del 2019 deve pensare, a quello che io devo dire a mia figlia che sto educando da adolescente. Lei lo sente questo rischio? Sì,
partiamo da un punto. Questa è un'emergenza sociale drammatica su cui si deve intervenire con urgenza. Noi dobbiamo dire ai cittadini che ci stanno guardando da casa che c'è almeno un femminicidio ogni 3 giorni, e questa la media. Noi non possiamo stare a guardare e dire ma adesso vediamo cosa si può fare. Qui l'intervento deve essere immediato e deve essere netto. Ora, in questa emergenza che è sociale, c'è anche un problema culturale, anzi il problema è culturale all'inizio, poi degenera in un problema sociale. Quindi io non commento le singole sentenze, non l'ho mai fatto da guardasigilli e non lo facevo nemmeno prima come vicepresidente della Commissione di Giustizia. Però il presidente Conte l'ha fatto, cosa che mi ha colpito. Sì, lui più che altro però ha sollevato il problema del messaggio, che è quello che voglio raccogliere io. Cioè, il punto è, io non commento una sentenza, il giudice applica la legge, bene, però devo pormi il problema da legislatore e da ministro della giustizia, se in questo momento sta passando un messaggio nella nostra società che rischia di introdurre culturalmente, non giuridicamente, culturalmente il delitto d'onore. Io questo problema me lo devo porre e non posso davvero dire vabbè, è una sentenza, io la rispetto, non la commento. Dopodiché facciamo capire ai nostri cittadini che non c'è spazio e non ci sarà mai spazio per il delitto d'onore in Italia, che dobbiamo far capire a tutti che le donne devono essere tutelate e qua dobbiamo andare ben oltre la tolleranza zero, perché io dico la tolleranza zero è un'idea che implica una reazione, no? Uno sbaglia, tolleranza zero. Qui noi dobbiamo andare oltre, andare a scovare quelle situazioni di debolezza per proteggere le donne. L'hanno applicato la legge, giudici, però passa un messaggio, quindi cosa vuol dire che va cambiata la legge? Cioè qualcosa... Va cambiata la legge. Certo, cioè va cambiata la legge, e infatti lei sa che in questi giorni è in Parlamento il codice rosso che abbiamo scritto a 4 mani con Giulia Bongiorno, tra l'altro è una battaglia che lei aveva iniziato anche prima di diventare ministro e che ho avuto l'onore di condividere con lei. E il codice rosso dice semplicemente che se una donna trova il coraggio di denunciare, che non è scontato, per niente, che non è scontato, perché le donne attraversano un calvario psicologico, perché cominciano a pensare per il bene dei miei figli devo rimanere in questa situazione. E questo è l'altro passaggio culturale. A tutte le persone che sono a casa dobbiamo dire, chi è in una situazione di quel tipo che sta subendo violenza, denunciate. Io lo voglio dire chiaramente, denunciate. Ora, la legge sul codice rosso dice che la magistratura deve intervenire per legge immediatamente, entro 3 giorni deve essere ascoltata, e da lì partono tutta una serie di accertamenti in tempi celerissimi. Però, ecco, ma c'è anche un tema sul rito abbreviato, no, che lei ha posto, perché sì, in questi casi delle sentenze, ecco, per esempio, ecco, quello è il tema. Ora, cos'è che stiamo aggiungendo? Da una parte, perché lì c'è il rito abbreviato. Il rito abbreviato, diciamo, ai cittadini comporta che se la persona imputata sceglie il giudizio abbreviato, quindi con minore garanzia del dibattimento, attualmente c'è un terzo di pena di sconto secco. All'esame del Parlamento una proposta di legge su cui la maggioranza è compatta per eliminare il rito abbreviato nei casi di delitti gravi in cui è previsto compreso il femminicidio, compreso naturalmente quello. Perfetto. Dopodiché, contemporaneamente, perché non posso nemmeno sinceramente ritenermi soddisfatto da quel passo avanti alla legge sul codice rosso, che è blindata, che è un pacchetto che va al voto questa settimana in commissione e la prossima settimana in aula, abbiamo aggiunto tutta una serie di norme che tutelano ulteriormente le donne, che si concretizzano in inasprimento delle pene, in introduzione di alcune nuove figure di reato. Pensiamo alle donne sfigurate, che sono rimaste sfigurate. E attualmente non c'è una figura di reato che verrebbe introdotta con una pena che è il doppio, anche perché che è il doppio cosa, di quello che è previsto importante. Adesso sono sostanzialmente. Sono molto aumentati questi reati in Italia e in Europa, del 120%. Cioè, le donne, io penso a Lucia Annibali, penso a Jessica Notaro, queste donne che hanno avuto, eccole qua, le vite distrutte e le volti sfigurati, poi hanno reagito con una forza straordinaria e viva Dio, però prima questi reati erano inferiori e non esisteva un reato specifico, giusto? E noi stiamo
la proposta che è fatta dal Movimento 5 Stelle al Parlamento e che io spero sia condivisa da tutti è di introdurre una nuova fattispecie di reato. Però anche questo secondo me non basta. Cioè qui ci vuole il pugno duro senza precedenti. Stiamo valutando già per la prossima settimana la possibilità di proporre l'eliminazione del bilanciamento delle attenuanti in quei casi, perché adesso i casi che lei ha citato sono casi in cui sostanzialmente vengono poste delle attenuanti generiche che bilanciano la pena, quindi c'è un terzo di sconto di pena per il rito abbreviato, poi c'è il bilanciamento delle attenuanti. Allora lo Stato secondo me deve prendersi la responsabilità di dire: adesso stiamo cercando di definire la portata di questa tecnica, norma. Però sì, che non ci sono le attenuanti. È fondamentale per i processi questi, bilanciare, certo, aggravanti, perché viene attenuanti. Viene considerata la condizione soggettiva della persona per capire se la pena, quando per esempio non è efferato, ma è stato fatto cioè, in condizioni... Cioè, sui casi di Genova e di Bologna questo potrebbe dare luogo a un ricorso, giusto? No, perché qualsiasi legge approviamo non può valere retroattivamente. Però per il futuro questo è un grande cambiamento. Per il futuro è un grande cambiamento e voglio essere chiaro, non è con la repressione che noi risolviamo il problema, tant'è che come governo abbiamo stanziato un è fondo... È la cultura, è passata da noi genitori, tra l'altro, adesso arriviamo fra un secondo. Un ruolo che svolgono fondamentale i centri antiviolenza, che lì si prova a prevenire. Allora, andiamo in pubblicità, torniamo, ancora una cosa da chiedere al Ministro Bonafede, rimanete con noi. A proposito di ritorno al passato, abbiamo parlato del diritto d'onore, le vorrei parlare anche di un ritorno un po' all'oscurantismo. Penso al convegno di Verona, la presenza di Matteo Salvini è già confermata, se ho capito bene anche del ministro della famiglia Fontana, ci andrà anche Giorgia Meloni, ma invece Luigi Di Maio ha parlato di si prepara un festeggiamento di un nuovo Medioevo, io non ci andrei mai. Ecco, mi dice la sua posizione su questo, perché è un convegno organizzato da persone che dicono con grande serietà che loro sono contro l'aborto, contro l'omosessualità e così via. Non so, ci sono anche ospiti, diciamo, che si sono spesi nei loro paesi istituzionalmente per leggi che secondo me sono aberranti. Non ci sono dubbi. Io non andrei mai, e lo voglio chiarire, non andrei mai non solo come persona, quindi personalmente. È un fatto che non andrei mai come uomo delle istituzioni. Quindi sbagliano i suoi alleati ad andarci. Io non commento quello che fanno gli altri, però se lei mi chiede se io vado in un posto, io le spiego, intanto le rispondo di no e le dico anche perché non andrei mai, perché come uomo delle istituzioni io ho anche devo affrontare anche la responsabilità del messaggio culturale. E allora per me anche solo non andare... dovrebbe andarci a un convegno così, secondo me no. Okay. Poi gli altri sono liberi, 2 più 2 fa 4. Gli altri sono liberi di andare, lo dico perché su queste cose non voglio nemmeno che ci siano polemiche, altrimenti la gente è stanca di sentire sempre polemiche, ciascuno fa quello che vuole. Però per me, io ministro della giustizia, sto portando avanti una battaglia con loro, mica sì, per sto io, ma infatti, e su questo però dobbiamo dire che il governo è compatto nelle battaglie di legalità, nelle battaglie il codice rosso, il divieto di rito abbreviato, sulle leggi che vengono approvate il governo è compatto, allora, sugli impegni personali che ciascuno decide di prendere. Grandi auguri ad Alfonso Bonafede, che padre, penso che il ruolo del padre sia un ruolo estremamente difficile e importante. Voglio dirvi, sapete cos'è la famiglia? Amore, stare insieme per amore, tutto il resto sono sovrastrutture. E in questo mi permetta intanto di ringraziarla ancora una volta e di dire che chiaramente la donna come soggetto soltanto fisicamente più debole merita dallo Stato una particolare attenzione e che vorrei che... vorrei che si uscisse dall'idea di tutelare l'incolumità fisica. Okay. Voglio che si pensi a uno Stato che dice che le donne devono essere libere di vivere. Grazie Ministro, torni presto a parlare di questi temi. Scusatemi, telegiornale, la linea, eccomi. Grazie. Scusate.